Buongiorno, buongiorno e benvenuti alla Partini Lecture, un evento annuale giunto ormai alla sua terza edizione che propone al pubblico una lettura attualizzata del Magistero del Cardinal Martini. Proposta dal Centro Carlo Maria Martini in collaborazione con l'Università degli Studi Milano Bicocca, con la Fondazione Carlo Maria Martini e con Bompiani, questo è un evento patrocinato dalla Diocesi di Milano. Quest'anno la Martini Lecture è dedicata a uno dei temi più urgenti e sentiti della contemporaneità. Parliamo infatti, lo vediamo nel titolo, l'intelligenza artificiale e l'uso delle nuove macchine. Parleremo quindi di intelligenza artificiale e di come questa si rapporta con l'uomo. L'intelligenza artificiale, le intelligenze artificiali, porranno la base per una nuova umanità oppure piuttosto per un ecosistema dove l'uomo è messo al margine. Io mi chiamo Elisabetta Kurzel, sono una giornalista e oggi ho il piacere e il privilegio di introdurvi gli interlocutori della giornata, a cominciare dalla rettrice per il suo saluto, e quindi chiamo al podio la professoressa Giovanna Iannantuoni. Buongiorno, buongiorno a tutti, è un grande piacere per me fare i saluti istituzionali in questa occasione, che è un'occasione molto importante, secondo me per tutti noi un motivo di riflessione, penso soprattutto ai nostri quasi 40.000 studenti. Come voi sapete, noi abbiamo iniziato questo percorso anche formativo di Artificial Intelligence insieme alla Statale di Milano e all'Università di Pavia, che ha avuto un grandissimo riscontro, proprio adesso stanno iniziando le prime lezioni i nostri studenti. Quindi il tema dell'intelligenza artificiale è un tema che ci tocca tutti da vicino, ma che ovviamente, dato il mio ruolo, per me comporta cosa vuol dire in termini di ricerca, di formazione, ma anche cosa vogliamo insegnare ai nostri studenti. Questa nostra scelta formativa è stata una scelta multidisciplinare, questo è un ateneo multidisciplinare, quindi l'intelligenza artificiale l'abbiamo declinata attraverso un approccio ovviamente informatico, fisico, statistico, giuridico, psicologico, filosofico, economico. Abbiamo cercato di dare un input davvero multidisciplinare che possa fornire ai nostri studenti gli strumenti per comprendere la delicatezza, ma anche, come dire, il bello, no? di questa materia, di cui ovviamente non bisogna averne paura. Ognuno di noi, come dire, ha un proprio immaginario, delle proprie letture. Io, appunto, leggendo i vostri testi, ho visto moltissime citazioni, quindi ne faccio una mia, di Stephen Hawking, che ho avuto il piacere anche di conoscere, che questo testo postumo, Brief Answers to Big Questions, proprio si pone il problema dell'artificial intelligence e non ha proprio una visione ottimistica, anzi, come dire, da un warning molto forte, come appunto era suo solito, certamente non era persona da avere opinioni moderate, insomma. Quindi è un warning molto forte all'artificial intelligence, che lui vede come, come dire, uno spogliare di responsabilità intellettiva, da un certo punto di vista, di coraggio intellettuale, il singolo. La chiudo con una riflessione, se volete, anche proprio etica, visto che anche questo è il tema di questa lezione, che riguarda, ripeto ancora una volta, la mia responsabilità di rettrice, ma anche la responsabilità dei policy makers a livello internazionale su questo tema. Ovviamente la geopolitica mondiale si scontra su questo tema, chi è avanti, no? Chi è avanti, come può essere usato questo innovazione tecnologica in ogni tipo di field, anche in quello ovviamente, per esempio, delle armi, no? Quindi è un tema molto delicato, e il codice etico che l'Unione Europea si è data nel 2019, quindi soltanto 2 anni fa, proprio su questo tema, se lo leggiamo uno si accorge che sta parlando di un tema delicatissimo. Io leggo soltanto alcune parole che ho letto in questi giorni: il rispetto della dignità dell'uomo, ma questo ce lo aspettavamo, no? Il rispetto della libertà dell'individuo, e già la parola libertà, no? Ci richiama molte cose anche proprio di pancia, se volete. E poi addirittura si parla del rispetto, della tutela della democrazia, della giustizia e dell'equità.
Quindi io non vedo l'ora di imparare qualcosa oggi, ma veramente vorrei che ognuno di noi capisse che questo, come sempre accade, no? Negli avanzamenti tecnologici, ha sicuramente una spinta nel domani, nel futuro, di cui non dobbiamo avere paura, che dobbiamo cogliere, ma contemporaneamente dobbiamo non essere timidi nell'interrogarci, nel cercare di rispondere a quali sono le relazioni tra l'artificial intelligence e queste parole così importanti, democrazia, equità, libertà, giustizia, che ognuno di noi ha nel proprio cuore. Quindi grazie e vi ascolto molto volentieri. Grazie rettrice per il suo intervento e ci avviciniamo al cuore dell'evento che trova uno dei suoi momenti ispiratori in quanto avvenuto nel 1998. Allora il cardinale Martini nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano apriva la decima cattedra dei non credenti chiedendo di riflettere su un momento di confronto dal titolo Orizzonti e limiti della scienza. In quell'occasione il cardinale chiedeva a persone coinvolte a vario titolo nel mondo della scienza di riflettere sul conoscere al limite del non conoscere e credere al limite del non credere. Come dicevamo all'inizio, oggi quel lavoro di ricerca prosegue e quindi io passo la parola a padre Carlo Casalone, che è presidente della Fondazione Carlo Maria Martini e membro del comitato scientifico della Martini Lecture. Bene, buongiorno a tutti. Grazie di questo avvio. E innanzitutto vorrei iniziare con una parola di ringraziamento nei confronti della rettrice che ci ospita e del centro pastorale Carlo Maria Martini, che soprattutto nella persona del dottor Girardi ha seguito e coordinato le operazioni con puntualità e tenacia. La diocesi di Milano ci sostiene in questo percorso e l'editore Brompiani che ci permette di pubblicare quanto verrà detto oggi in un rapido, agile e molto leggibile, fruibile libro. Questo tipo di iniziativa è proprio nella linea degli intenti che la Fondazione Martini si pone, perché la nostra idea è quella di dare alla parole e al pensiero e alla testimonianza, alle iniziative del Cardinale Martini, la possibilità di radicarsi nel terreno della nostra società, delle nostre relazioni, delle nostre attività, in modo tale che possiamo esserne ispirati. E in particolare nel contesto universitario questo è particolarmente significativo, perché affidiamo questo compito come lievito anche alle nuove generazioni che poi con la loro creatività, con la loro fantasia, potranno rielaborare e auspicabilmente lasciarsi ispirare da quanto in precedenza è stato con saggezza seminato. Vorrei dire una parola un po' sullo sfondo di questo momento, perché il Cardinale Martini si è interrogato, non ha scantonato interrogativi importanti e difficili, di cui abbiamo sentito anche citare la Cattedra dei Non Credenti del 1998, ponendo degli interrogativi a se stesso e a tutti riguardo il rapporto tra fede e scienza, che è un po', come dico, sullo sfondo degli argomenti che oggi tratteremo. E evidentemente questo rapporto è risultato nella storia più volte conflittuale, quasi come se la scienza fosse un'alternativa alla fede. La scienza è una specie di sapere sperimentale, che quindi può essere verificato e controllato, invece la fede è come una dottrina un po' astrusa che chiede un'adesione acritica a degli assunti difficilmente sperimentabili e argomentabili. Ora, questa rappresentazione un po' schematica del rapporto tra fede e scienza nasce dalle origini del cammino della scienza, quando
appunto l'idea dell'esperimento e la possibilità di spiegare i fenomeni naturali induceva a stringere i fatti all'interno di una trama di cause ed effetti che permetteva di controllare quello che accade nella natura. Per cui cosa succede? Che spiegando in questo modo i processi naturali si lascia da parte la domanda sul senso di questi fenomeni. Il conflitto che si è realizzato nella storia tra fede e scienza ormai non si pone più a livello dei contenuti della conoscenza. Cioè non è il fatto che ci sia un'evoluzione delle specie viventi che rende difficile il credere. Non è il fatto di sapere che la Terra non è più al centro del nostro sistema planetario. Non è il fatto di conoscere le basi molecolari della vita. Ma piuttosto quello che succede è che il sapere scientifico e tecnologico, in quanto la tecnologia è figlia legittima della scienza, diciamo così, generano una visione del mondo che sembra non essere più compatibile con l'immaginario che la fede e la rivelazione biblica hanno portato con sé. E questa visione del mondo, che appunto è stata definita come disincanto, cioè la perdita di ragioni ulteriori rispetto a quelle che sono empiricamente e sperimentalmente verificabili, disconnettono i fenomeni dal loro significato, dal loro senso. Facciamo un esempio. La procreazione umana viene studiata dalla biologia in quello che ha di comune con la procreazione delle altre specie animali. E quindi viene astratta dal contesto dei vissuti e delle relazioni interpersonali in cui avviene. Questo fatto induce un modo di vedere il mondo che ha appunto questi due effetti. Il primo è quello di disarticolarlo dalle questioni di senso. Quei processi biologici per l'essere umano sono iscritti in un cammino di significato che appunto la biologia lascia fuori dal suo campo di interesse. E il secondo punto è quello che la tecnica, con i saperi acquisiti dalla scienza, è in grado di intervenire su questi processi. E quindi induce una visione del mondo come se fosse un magazzino di risorse che possono essere utilizzate e consumate a piacimento dell'essere umano, con i risultati che vediamo a livello macro sulla questione ambientale, su come abbiamo gestito le risorse del pianeta. Ora, questo è un discorso lungo, ma io invece mi fermo qua. Quello che voglio solamente mettere in evidenza è che fede e scienza sono in realtà da mettere non sullo stesso piano, ma forse si tratta di recuperare l'esperienza fondamentale per cui senza fiducia negli altri e nelle cose del mondo, noi non possiamo vivere e non possiamo attivare nessuna operazione conoscitiva. C'è un rapporto originario di confidenza, di fiducia, di sperimentazione dell'affidabilità delle cose degli altri, senza il quale non possiamo vivere e non possiamo neanche conoscere. Ed è interessante che questo tema della fiducia è emerso con grande forza durante la pandemia. Ormai si dice: io credo o non credo nella scienza, io credo o non credo nei vaccini. Quindi cosa è successo? Che paradossalmente si recupera la dimensione di una fiducia fondamentale nella realtà delle cose e degli altri, proprio a proposito dei saperi scientifici, che quindi tradiscono, diciamo così, esplicitano questo ineluttabile ricorso a una dimensione di fondamentale atteggiamento di fiducia che è la premessa di ogni sapere scientifico e teologico, in quanto riguarda il senso dell'insieme delle cose. Il Cardinale Martini non ha avuto paura di affrontare questi interrogativi, che anche noi vogliamo continuarci a porsi, così sollecitati dal suo esempio e anche dalle nuove situazioni che la realtà ci mette di fronte, fra cui quello dello sviluppo delle tecnologie nel mondo digitale e dell'intelligenza artificiale è uno degli elementi più incisivi
nella trasformazione del mondo che stiamo vivendo. E quindi abbiamo invitato il professor Cabizza e il professor Floridi per aiutarci a riflettere ed approfondire questi snodi su cui tutti insieme ci interroghiamo, perché possiamo convivere in un modo più umano e, come direbbe Papa Francesco, più fraterno. Grazie. Grazie allora a padre Carlo Casalone per questi suoi spunti di riflessione. È arrivato il momento, signori, di presentarvi i protagonisti di questa giornata. Vedete qui sul palco assieme a me una delle voci più autorevoli della filosofia contemporanea, uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale. Permettetemi dunque di presentarvi Luciano Floridi e Federico Cabizza. Benvenuti. Voglio leggere, per non incorrere in errori, un brevissimo riassunto del loro curriculum. Luciano Floridi è professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford e professore ordinario di sociologia della cultura e della comunicazione all'Alma Mater di Bologna, dove dirige il Center for Digital Ethics. Federico Cabizza è invece professore associato di interazione uomo-macchina all'Università di Milano Bicocca, dove è responsabile del laboratorio di modelli di incertezza per decisioni e interazioni e direttore del nodo locale del laboratorio Cini Informatica e Società. È anche affiliato all'Istituto Ortopedico Galeazzi e collabora con diversi ospedali in Italia e all'estero per lo sviluppo di supporti decisionali basati sul machine learning. Al professor Cabizza il compito di introdurci alle tematiche di cui, alle quali abbiamo accennato sinora, con un intervento dal titolo Deus in macchina, punto di domanda, l'uso umano delle nuove macchine tra dipendenza e responsabilità. A lei la parola, professore. Grazie, troppo buona. Buongiorno a tutti. Permettetemi di esprimere anche a me un sentimento di profonda gratitudine per gli organizzatori e le istituzioni per le quali operano. Soprattutto personalmente ringrazio padre Carlo Casalone, presidente appunto della Fondazione Carlo Maria Martini, e Federico Gilardi, direttore del Centro Carlo Maria Martini dell'Università di Milano Bicocca, per il loro supporto continuo e diretto. Li ringrazio qui pubblicamente per l'onore che mi hanno concesso di riflettere insieme al professor Luciano Floridi in un contesto tanto prestigioso di temi che reputo, ma reputiamo tutti così importanti, temi che riguardano tanto il presente quanto potremmo dire anche di più il futuro, e perché riguardano il nostro rapporto con la tecnologia e con le nuove macchine, le nostre nuove macchine che costruiamo sempre più intelligenti, come si dice, per migliorare la nostra azione sul mondo e ciò che facciamo. Allora, la lettura del messaggio che ci ha lasciato il Cardinal Martini mi ha spinto a riflettere sull'intreccio, tutt'altro che lineare e statico, che si osserva tra le scienze e le professioni della progettazione di tecnologie, da una parte, e il discorso e la dimensione etica dall'altra. In questa sede vorrei porre questo collegamento nei termini di ciò che lega in continua tensione interrogativa il fare e l'etica, cioè il fare e la valutazione se quello che si è fatto sia cosa buona oppure no. Qualunque sia la definizione che vogliamo dare di etica, questo concetto ha un'ovvia relazione con il concetto di comportamento abituale, in greco ethos, cioè con l'azione che ha effetto sul mondo in virtù di una consapevole e regolare intenzionalità, che è anche culturalmente e socialmente regolata. Insomma, l'etica riguarda una disposizione ad agire in una certa maniera che, come notava Aristotele, comporta sempre una certa consapevolezza e un impegno attivo. Non a caso anche il Cardinal Martini scrisse in Parole per l'anima che l'etica non riguarda solo ciò che attiene alle profonde ragioni del vivere, ma anche ai modi concreti con cui realizzarle. Anche le macchine e gli strumenti hanno un complesso di caratteristiche e di funzioni e mostrano comportamenti autonomi e a volte anche imprevedibili. Ci si potrebbe chiedere quindi se anche le macchine abbiano una loro etica, se debbano averla, e in quel caso come dar loro un'etica. Sono questioni molto complesse e il mio contributo è necessariamente parziale e circoscritto. Qui mi limiterò a osservare come ogni macchina e strumento abbia una funzione in virtù della propria struttura,
forma e materialità. Un cacciavite, ad esempio, potrà avvitare in funzione della sua forma, durezza e maneggevolezza. Le caratteristiche che diamo alle cose mediano la nostra relazione con l'ambiente, per questo Marshall McLuhan direbbe che sono media, abilitando certi impieghi, tra cui anche alcuni non previsti dal costruttore, quali usare il cacciavite per pulirsi le orecchie, come notavano Rorty ed Eco, tra gli altri, e inibendone altri, invitando e in certi casi perfino incoraggiando i loro utenti a compiere certe azioni e non altre. Nel fare ciò, Bruno Latour sostiene che gli artefatti traducono il loro programma di azione. Questo programma può essere descritto da serie di istruzioni, quelle che Latour chiama script. Ad esempio, un dosso stradale, con la sua forma, durezza, posizione e altezza, rappresenta, a chi abbia l'intelligenza di capirlo, lo script di un'istruzione che dice grosso modo «rallenta quando mi passi sopra e sii prudente». Questo esempio, fatto dalla Tour stesso, potrebbe suggerire che gli strumenti possono essere etici e possono persino avere una funzione moralizzatrice. Ma in realtà è una questione di prospettiva. In un esempio reso celebre da Winner, un ponte dall'arcata troppo bassa costruito sopra una strada provinciale può impedire fisicamente a chi la percorresse solo in autobus, perché non ha i soldi per comprarsi un'automobile, di raggiungere facilmente il litorale, dove invece possono dirigersi nel weekend i turisti più abbienti. Ogni artefatto, anche un ponte, ha un suo programma di azione, connotato anche politicamente, concludeva Winner. Ovviamente tutti gli strumenti che ho citato sopra sono costruiti da qualcuno in un modo preciso per esprimere comportamenti desiderabili e scoraggiare quelli indesiderati, vincolando l'utente a ciò che si ritiene giusto o semplicemente spingendolo a fare il giusto, come tentano di fare i programmi concepiti dai promotori del cosiddetto paternalismo libertario e della pratica del nudging. Da questa prospettiva si può concludere che ogni programma di azione esprime sempre un qualche valore, codifica certi principi e li traduce in comportamenti in grado di influenzare l'agire umano, secondo una precisa, anche se non sempre manifesta, deontologia. Per le macchine digitali certi discorsi si interpretano anche più facilmente che per cacciaviti e ponti. Lo script è codificato in termini di algoritmo. La sua esecuzione o interpretazione da parte di una macchina computazionale fa emergere il programma e questo esprime un funzionamento e, nel caso di macchine interattive, come sono molti sistemi di intelligenza artificiale, dei comportamenti. Allora è bene riflettere su un'idea che segue quasi naturalmente da quanto appena detto. Se sia possibile inscrivere comportamenti etici nello script delle macchine digitali e quindi nei loro algoritmi. Algoritmo, come sapete, è una parola che di questi tempi ha acquisito sempre maggiore centralità, sebbene esse non indichi altro che una qualsiasi sequenza di istruzioni per risolvere un problema, e in questo senso anche una normale ricetta è un algoritmo. Il concetto di algoritmo è al centro del dibattito su come si possa valutare e regolamentare le macchine digitali che controllano molti processi della nostra civiltà. E la parola ricorre anche in alcuni neologismi, quali algocrazia e algoretica, che meritano attenzione per il loro potere descrittivo e anche retorico. Di seguito mi soffermerò sul neologismo algoretica, perché è quello più profondamente collegato ai temi di cui vi sto parlando ora. Sebbene questa parola, algoretica, sia ancora usata piuttosto raramente, la si trova in alcuni discorsi centrali per comprendere il rapporto tra etica e intelligenza artificiale. Anche Papa Francesco usa questo termine, intendendo l'algoretica come soluzione ai, cito, gravi rischi per le società democratiche, posti dalle nuove tecnologie, in qualità di ponte per far sì che i principi della dignità della persona, giustizia, sussidiarietà e solidarietà si iscrivano concretamente nelle tecnologie digitali. Il termine algoretica ha anche un significato più specifico e su cui mi soffermo un po' perché è vicino al senso evocato dalle parole di Papa Bergoglio. Questo senso è stato discusso originalmente da Paolo Benanti, frate francescano del Terzo Ordine, in un suo scritto del 2018, dove questi assegna al termine algoretica un programma di riflessione etica e di ricerca informatica volto a far ragionare le macchine eticamente. Far ragionare le macchine eticamente, cioè in termini di bene e male, giusto e sbagliato e simili dualismi. Per Benanti l'algoretica
cito, nasce se siamo in grado di trasformare il valore morale in qualcosa di calcolabile e se sappiamo stabilire un nuovo linguaggio universale che possa tradurre il valore morale, cioè le valutazioni di bene e di male, in qualcosa di calcolabile per la macchina. In questo ambizioso programma si sentono gli echi della visione leibniziana, secondo cui sarebbe possibile e anche auspicabile ragionare di etica e morale in maniera computabile, cioè nei termini che anche una macchina potrebbe comprendere o dare l'impressione di comprendere, dalla prospettiva un po' più prudente di Turing. Come abbiamo detto poc'anzi, quando abbiamo parlato di programma di azione, avevamo in mente quest'idea di inscrivere valori etici nelle macchine attraverso il loro algoritmo e di concepire meccanismi algoritmici che siano in grado di produrre valutazioni etiche dinanzi a situazioni sempre nuove e anche imprevedibili. Da questo ragionamento segue abbastanza naturale l'approccio deontologico all'etica, cioè quello per cui sarebbe possibile giudicare la moralità di un'azione a partire da determinati criteri e principi e considerando gli obblighi, i diritti e le intenzioni delle persone coinvolte. Prima di proporre un approccio alternativo a questo deontologico, anche se solo poco meno noto, non l'ho certo inventato io, anticipo che questo approccio, appunto quello deontologico, è ragionevole ed è sostenuto da molti commentatori ed esperti. Ad esempio, questo è l'approccio a cui ci si riferisce comunemente con l'espressione, non so se l'avete già sentita, ethical by design, che anche la Rome Call for AI Ethics definisce algorithmical, appunto. Ecco, non certo in opposizione a questa visione, no, dell'ethical by design, reputo che si debba puntare anche su un altro approccio, che gli è per certi versi complementare. Un approccio che possiamo definire come ethical in design, cioè etico relativamente alle pratiche di progettazione. Questo approccio non riguarda tanto gli algoritmi quanto le abitudini e la dimensione valoriale di tecnici e progettisti, perché richiede loro di assumere un atteggiamento riflessivo, innanzitutto, critico e responsabile, insieme ovviamente ai loro committenti e datori di lavoro, nelle diverse fasi del ciclo di vita dei prodotti e dei sistemi di intelligenza artificiale che contribuiscono fattualmente, direttamente, a creare e rispettivamente ad adottare e commercializzare. Infatti, essere etici nel design, concretamente, significa anche adottare precisi standard internazionali e insiemi di procedure di valutazione e validazione, quali quelle volte a valutare i rischi connesse a certe metodologie di raccolta dati, ad esempio il rischio di sottorappresentare alcune minoranze o di discriminare soggetti per genere ed etnia, oppure con certe architetture software e hardware, ad esempio per quanto riguarda, rispettivamente, la vulnerabilità agli attacchi esterni oppure un'eccessiva impronta ecologica. Oppure funzioni, ad esempio per quanto riguarda la sorveglianza, il filtraggio dei contenuti o la generazione di contenuti sintetici ad alto realismo e deepfake, tanto per intenderci. In questa stessa direzione mi sembrano andare le recenti proposte di Frank Pasquale, che ha recentemente proposto 4 nuove leggi della robotica con l'intento di aggiornare quelle stranote di Isaac Asimov, e di Francesco Varanini, che l'anno scorso ha invece proposto 5 antileggi, cioè leggi che sarebbe moralmente giusto trasgredire nel nostro rapporto con la tecnologia. In entrambi i casi, notate bene, le leggi di cui parlano Pasquale e Varanini, a differenza di quelle per esempio di Asimov, sono chiaramente rivolte agli esseri umani, non alle macchine o ai robot, e soprattutto sono rivolte a coloro che creano, controllano e usano macchine potenziate da funzionalità di intelligenza artificiale. Questo rappresenta un interessante capovolgimento della logica che vede l'essere umano affidarsi sempre più al programma d'azione vigile e moralizzatore delle macchine, intese come agenti etici, e delegare loro sempre più funzioni critiche. Al contrario, insieme a questi autori, anche io penso che sia necessario rifiutare ogni alibi e forma di controllo eterodiretto affinché ciascun portatore di interessi si assuma la piena responsabilità di ciò che gli compete e più in generale per la sua parte dei cambiamenti che derivano dalle sue azioni e dalle sue scelte. Insomma, parlare di macchine e algoritmi etici non deve costituire un alibi,
non deve costituire un alibi per nessuno, né una distrazione per non occuparsi di ciò che i sostenitori della singolarità, non so se avete già sentito questa espressione, l'avvento salvifico della superintelligenza artificiale, collocano al di fuori del pieno controllo umano. Ecco quindi chiarito perché fin dall'inizio di questa disamina ho invitato a reputare piuttosto scivolosa la strada che considerasse i sistemi di intelligenza artificiale come agenti, in prima analisi, e quindi come agenti morali, cioè come strumenti in cui sia possibile codificare script etici in termini algoritmici. Questo non solo perché così facendo si toglierebbe alla riflessione etica la dimensione in cui essa emerge dal fare e al fare da forma e sostanza, ma anche per la naturale tendenza dell'essere umano ad appoggiarsi a supporto tecnologico, inteso come una sua estensione protesi, e a esso affidarsi per essere sgravato di compiti impegnativi, anche qualora si trattasse di compiti riflessivi e di giudizio, e anzi soprattutto se si trattasse di dilemmi di difficile soluzione. Questo mi porta ad arrivare all'approccio etico a cui vorrei dedicare il resto del mio intervento. All'approccio deontologico dell'algoretica, che vede la intelligenza artificiale come agente morale e che delinea un'etica dell'intenzione, fortemente radicata nelle motivazioni e nei principi ispiratori dell'azione, come sono in un certo senso anche gli algoritmi, possiamo affiancare l'approccio pragmatista, detto anche conseguenzialista, che sostiene che la moralità di un'azione dipende dal risultato dell'azione e dalle sue conseguenze. Si ricordi a riguardo la nota massima pragmatica di Peirce: la nostra idea di qualcosa, e mettiamoci dentro anche la nostra idea di intelligenza artificiale, e l'idea dei suoi effetti di qualche rilevanza pratica. Questa prospettiva delinea una etica della responsabilità, anche detta etica del futuro da Hans Jonas, in quanto fortemente caratterizzata dalla valutazione delle conseguenze future, anche in attese dell'agire. Concretamente, un'etica del futuro è certamente un'etica proiettata nel futuro, ma diversamente dalle narrazioni che collocano nel futuro la risoluzione anche eterodiretta dei problemi del presente, è anche un'etica ben radicata nel presente e fondata sul principio di responsabilità, come questo è stato appunto articolato da Jonas circa 20 anni fa. Questo principio pone al tecnico e al progettista di qualsiasi tecnologia l'imperativo di considerare il più ampio spettro di possibili conseguenze negative che possano derivare dalle sue scelte, dirette o indirette, di progetto, pur nella consapevolezza che non potrà mai avere che una conoscenza molto limitata dell'ambiente in cui una tecnologia opererà in virtù dell'intrinseca complessità e imprevedibile mutevolezza, lasciatemi dire, dei sistemi sociotecnici e fisici reali. Uno dei contributi, a mio parere, più originali di Jonas, anche se per certi versi dibattuto, alla questione della responsabilità del progettista, quale sono io, è il suo invito a basare la valutazione delle conseguenze sulla cosiddetta euristica della paura, Heuristik der Furcht, nel mio pessimo tedesco, che io però preferisco chiamare strategia della preoccupazione. Questa euristica va intesa, come dice Foddai, come uno strumento di ricerca che permette agli uomini di scoprire, attraverso la minaccia di uno stravolgimento dell'identità umana, il bene da salvaguardare e i modi migliori per salvaguardarlo. Attraverso questo principio conoscitivo, il progettista può passare da una generica e ottimistica speranza, se non convinzione, di realizzare il bene, che io vedo in tantissimi miei colleghi, al fondato timore di compiere il male e quindi all'urgente necessità di prendere posizioni e contromisure come si deve fare davanti a un pericolo imminente per evitarlo. In questo caso chi fa intelligenza artificiale, espressione generica che però uso per far capire qualunque ruolo, è chiamato a valutare attentamente la posta in gioco, così da poter scegliere l'azione più prudente secondo un approccio che si dice precauzionale o conservativo. Sebbene il principio di responsabilità e l'approccio precauzionale possano sembrare atteggiamenti assolutamente banali e quasi scontati nei settori dove si sia convinti del potere trasformativo delle proprie opere, e gli informatici ne sono assolutamente convinti,
ma a maggior ragione nel caso dell'intelligenza artificiale, adottarli sistematicamente in questo campo, nell'intelligenza artificiale, nell'informatica, richiederebbe alla maggior parte dei ricercatori e professionisti attivi in esso di cambiare radicalmente le proprie priorità e modificare le proprie agende di conseguenza. Infatti, basti pensare che una recente rassegna bibliografica condotta da Birhain e colleghi ha osservato che tra i 100 articoli più citati negli ultimi 15 anni, pubblicati negli atti delle due conferenze annuali più importanti del settore, NeurIPS and ISML, solo due lavori hanno menzionato e discusso in qualche maniera i potenziali danni derivanti dalle applicazioni presentate. Gli altri 98 lavori non ne hanno citato alcuno. Gli autori di queste 98 pubblicazioni hanno, a mio parere, così rimosso, più o meno consapevolmente, la possibilità di discutere questi aspetti nelle loro comunità di riferimento, nonostante molte tra quelle ricerche trattassero aree applicative socialmente controverse, quali la sorveglianza e la disinformazione. Quindi il problema è duplice. Da una parte non si parla abbastanza dell'impatto che l'automazione di compiti cognitivamente complessi può avere sulle nostre capacità cognitive quando, come semplici utenti, siamo coinvolti proprio in quei compiti. Ad esempio, è poco noto, un concetto che mi sta molto caro, il concetto di automation bias, cioè come l'affidarsi eccessivamente a certi supporti decisionali computazionali e il fidarsi di loro anche quando questi supporti si sbagliano possa peggiorare le nostre singole decisioni e non renderle più accurate, soprattutto relativamente ai casi più complessi, cioè quelli dove abbiamo maggior bisogno di questi supporti. Ma d'altra parte penso che sia ancora più grave che di questi problemi non parlino i progettisti o i loro committenti, in relazione a precise scelte progettuali, quando decidono di proporre certe funzionalità in ambiti sensibili e complessi, quale la salute, terreno in cui lavoro, il diritto, la valutazione delle risorse umane, la sorveglianza e il trattamento di dati che sono potenzialmente fonte di discriminazione, pregiudizio o danno. Gli esempi per alimentare una consapevole strategia della preoccupazione, a mio parere, non mancano. E gli indizi che osserviamo in numerosi campi applicativi ci permettono già di auspicare che questo sentimento di preoccupazione evolva presto da un generico stato di inquietudine, che non richiede necessariamente azione, in atteggiamenti concreti e maturi di attenzione e cautela. Ciò che Ciborra chiamava cura, per intendere una proattiva premura nei confronti dei sistemi sociotecnici in cui si decidesse di integrare funzionalità delle tecnologie dell'informazione, al fine di preservarne le pratiche e le caratteristiche. Ciò che si può temere, nel solco di Jonas, è che nel lungo periodo le macchine intelligenti, che sono concepite per potenziare capacità peculiare degli esseri umani e tra tutte la capacità di giudizio e interpretazione di casi complessi, finiscano paradossalmente per produrre un effetto contrario e opposto di depotenziamento, secondo una dinamica già nota alla saggezza popolare quando si dice che il muscolo che non si usa si atrofizza, ma recentemente osservata anche in contesti accademici e sperimentali. In discontinuità con tutti gli altri tipi di macchine che le hanno precedute, infatti, le tecnologie dell'intelligenza artificiale sono proposte come macchine per l'augmentazione delle nostre capacità intellettuali, non delle nostre capacità fisiche, forza, muscolare, ma delle nostre capacità mentali, cognitive, intellettuali, come la memoria, l'associazione, il riconoscimento, la decisione, il giudizio. Quindi sono concepite come macchine in grado di sollevarci dal peso dell'essere incerti e dell'ignorare. Si pensi a quei compiti in cui siamo tenuti a formulare un certo giudizio in mancanza di informazioni, ma non privi del suggerimento della macchina, da cui dipendono la vita del prossimo, quale ad esempio l'apprezzamento e pronunciamento dei giudici, o la diagnosi o prognosi dei medici. Queste macchine sono come una rete di sicurezza, un appiglio per superare le limitazioni di cui soffre la cognizione umana, tra cui le scorciatoie, le distorsioni, le euristiche che hanno spinto diversi psicologi a definire l'essere umano come un avaro cognitivo, che cerca sempre scorciatoie, o a paragonare, come fa Kahneman nel suo ultimo libro, molte nostre decisioni intuitive a dannoso e improduttivo rumore.
In questi contesti, ma innumerevoli altri, le macchine dell'intelligenza artificiale possono acquisire nel tempo una crescente autorevolezza presso chi vi si affida e tra chi ha la responsabilità di prendere decisioni su questioni delicate con il loro supporto, e quindi essere destinate, come teme Eric Sadin, a imporre la loro legge per via della loro crescente sofisticatezza, orientando dall'alto della loro autorità le situazioni umane. E questo, badate bene, non dovrà necessariamente accadere all'improvviso, ma potrà più probabilmente articolarsi in un processo graduale di progressiva riduzione di scelta e controllo, che dipenderà anche da meccanismi che sono perfezionati ogni giorno in innumerevoli microesperimenti di psicologia comportamentale, condotti su altrettante piattaforme digitali all'insaputa dei loro utenti, a nostra insaputa. Si pensa ad esempio all'influenza che possono esercitare i futuri presenti, come la sociologa Elena Esposito chiama le predizioni dell'intelligenza artificiale, sul cosiddetto presente futuro, cioè su ciò che noi contribuiamo a realizzare quando prendiamo in considerazione il suggerimento della macchina per una determinata decisione. Con le parole di Hildebrandt, le predizioni della macchina influenzano l'anticipazione delle interazioni e causano un aggiustamento delle azioni che contribuisce a creare un presente futuro diverso rispetto a quello che avrebbe potuto verificarsi se non si fossero considerate le predizioni della macchina. Macchine per la produzione di predizioni che si autoavverano, o meglio che noi stessi autoavveriamo, se mi concedete il gioco di parole. In un nostro lavoro di quest'anno abbiamo chiamato questo pericolo sclerosi epistemica, parolone tipico, no, degli accademici, intendendo con tale termine anche il rischio concreto di perdere l'abitudine all'esplorazione dell'ignoto, l'abitudine alla tolleranza dell'incertezza che riguarda ogni nostra stima e previsione, per preferire piuttosto la precisione delle macchine e il ragionare come le macchine, non il ragionare con le macchine. Per deformazione professionale, perché appunto ho fatto già outing, sono un progettista di sistemi informatici io stesso, non posso però fare a meno di proporre un'ultima provocazione, che vale nel caso di sistemi ad alto rischio, come sono considerati alcuni sistemi di intelligenza artificiale. Nel caso di questi sistemi, piuttosto che gli approcci ethical by design e ethical in design, che vi ho citato prima, la soluzione migliore potrebbe essere quella di essere ethical by undesign. Il termine undesign è stato proposto da Peirce nel 2014 per indicare particolari interventi di esclusione come precisa e consapevole forma di progettazione delle tecnologie informatiche. Questa strategia di minimizzazione del rischio, perché altro non è, comprende diversi approcci che Peirce articola in quattro modalità. La prima, inibizione, quando il progettista concepisce delle funzionalità volte a ostacolare o impedire l'uso o l'abuso di una certa tecnologia in modi e contesti particolari. Le forme con cui questi diversi gradi di inibizione possono essere realizzati variano a seconda del contesto e degli obiettivi. Forme di disincentivazione possono prevedere la presentazione dei costi finanziari o ambientali associati all'utilizzo di una certa tecnologia. Oppure, come abbiamo mostrato poco sopra, l'installazione di dossi stradali artificiali per scoraggiare la guida di automezzi a velocità eccessive in determinati tratti stradali. La seconda strategia di undesign descritta da Peirce è il dislocamento, lui parla di displacement. Questo si realizza quando il progettista rimuove deliberatamente la tecnologia dalla collocazione tipica o attuale, ad esempio richiedendo a una persona di lasciare il proprio cellulare in borsa durante un colloquio di lavoro o un esame. La terza strategia è la cancellazione, Eraser, che si verifica quando il progettista elimina definitivamente una tecnologia da un determinato ambiente, ad esempio togliendo il dispenser di salviette dai bagni pubblici per incentivare l'uso degli asciugamani elettrici e così limitare l'uso della carta. E da ultimo, Peirce propone di considerare la preclusione, foreclosure. Questo è un approccio assimilabile alla cancellazione menzionata prima, ma relativamente a tecnologie che non esistono ancora o che non sono state ancora adottate su larga scala, come nel caso delle armi autonome letali o dei sistemi di riconoscimento facciale e di identificazione delle emozioni. Applicando la strategia della preclusione, quindi, i progettisti potrebbero continuare a sviluppare tale tecnologia nei propri laboratori di ricerca, ad esempio per studiarne potenziali contromisure o rimedi in caso di uso da parte di malintenzionati, ma si opporrebbero
esplicitamente alla loro libera circolazione e commercializzazione, per la paura, di nuovo Furcht, che non sia possibile controllarle efficacemente una volta uscite dai loro laboratori di ricerca, e cioè dal vaso di Pandora, o sarebbe meglio dire di Efesto. Questo approccio non deve sembrare troppo eccentrico. 3 anni fa, il Code of Ethics and Professional Conduct, sviluppato e promosso dalla ACM, o Association for Computing Machinery, la più grande società educativa e scientifica di informatica del mondo, ha espresso una posizione simile, affermando esplicitamente che il professionista informatico dovrebbe sempre, cito, progettare e implementare sistemi che siano sicuri dal punto di vista della robustezza e dell'usabilità, e che, soprattutto, nei casi in cui l'uso improprio o il danno siano prevedibili o inevitabili, l'opzione migliore può essere quella di non implementare il sistema. È evidente che alcuni di questi approcci possono essere codificati in regolamenti e norme giuridiche o promossi da standard di larga diffusione e linee di indirizzo. E non possiamo certo sottovalutare la capacità di un regolamento di limitare e vincolare l'applicazione di certe soluzioni che si ritengono associate a un rischio troppo alto per la società che le adottasse o i singoli individui che le usassero. Soprattutto se tali regolamenti sono associati a sanzioni o pene pecuniarie nel caso si verificassero infrazioni, trasgressioni, altre violazioni, come conosciamo per esempio nell'applicazione del regolamento del GDPR. Ma ciò nonostante, credo fermamente che l'applicazione di una strategia di autocontrollo e di autoinibizione possa risultare molto più efficace, soprattutto se una delle diverse manifestazioni di una solida cultura del rischio da parte degli operatori del settore e di una diffusa consapevolezza da parte dei possibili utilizzatori di una tecnologia della inevitabilità e per certi versi anche irreversibilità di alcuni effetti derivanti dall'impiego di certe tecnologie. Per questo motivo penso che sia importante investire in iniziative che promuovano e rendano più popolari, quasi scontati, i principi di responsabilità e di precauzione nel pubblico più ampio, non solo sottolineando il loro contenuto etico, ma anche proponendo visioni alternative del nostro possibile futuro con le tecnologie intelligenti. Quando dico alternative, intendo immagini e narrazioni con cui si possa decolonizzare l'immaginario collettivo, come diceva Latouche, dal mito salvifico dell'intelligenza artificiale, senza però demonizzare questa entità astratta, come accade in qualche buon racconto di fantascienza, per evitare il rischio di far assimilare rischi concreti ma occulti a scenari tanto spettacolari quanto improbabili. Le visioni alternative in cui queste macchine non siano proposte come centrate sull'uomo, no? Come si suol dire, human-centered, come se volessero quasi circondarlo, ma piuttosto decentrate e periferiche rispetto alle modalità che riteniamo più preziose per lavorare insieme, comunicare, fare comunità, queste modalità dovranno diventare sempre più familiari e condivise, sia tra chi produce questi sistemi che tra chi li richiede, acquista e usa. Insomma, tra tutti i cittadini che si riconoscono come membri responsabili di una società più equa e sostenibile. E chiudo. Appelli alla prudenza, ovvero i propri allarmi nei confronti del potere disruptivo, lasciatemi dare questa espressione, della tecnologia nei confronti dell'ordine stabilito e dei principi tradizionali, sono comuni, lo sono fin dall'antichità, e non hanno mai sortito particolari effetti, se non proprio l'effetto contrario a quello desiderato, la diffidenza e lo scherno, o peggio, l'indifferenza. Dinanzi a quasi ogni grande innovazione tecnica c'è sempre stato chi ne ha paventato le conseguenze negative, immaginandosele in grado di danneggiare irreversibilmente le nostre capacità più preziose e i valori tradizionali a noi più cari. C'è cascato perfino Socrate, se volete Platone, riguardo all'invenzione della scrittura. Non voglio aggiungermi quindi al novero delle Cassandre, ma qui ho voluto dare il mio piccolo contributo alla strategia della preoccupazione, di cui ho parlato citando Jonas. La posta in gioco è semplicemente troppo grande, a mio parere, per affidarsi ad altri atteggiamenti. È noto che le tecnologie non sono né buone né cattive, ma neppure neutrali, come ci ricorda Melvin Kranzberg. Ogni tecnologia ci offre e dispone i possibili scenari futuri che derivano tanto dal suo uso quanto dal suo abuso.
Ogni tecnologia porta con sé programmi di azione che riflettono interessi, ideali, aspettative e più concretamente le scelte di chi le ha prodotte, di chi le adopera e impone agli altri, solitamente per volontà di profitto e di controllo. Quale che sia il nostro futuro, è importante ricordare le parole di Carlo Levi, che ci ricorda che il futuro ha un cuore antico, ha radici in questo presente. Il futuro lo facciamo noi, a partire da ogni nostra scelta, sia a livello individuale che di comunità e di società. Sta proprio a ciascuno di noi decidere come usare la nostra invenzione finale, come viene a volte chiamata l'intelligenza artificiale, con un'espressione dal senso sottilmente ambiguo, che ha in sé sia un senso di realizzazione e sollievo che di presagio e minaccia. Sta a noi decidere dove collocare questa nuova capacità umana di fare e agire, come ci dirà il professor Floridi tra un momento, ora che essa sta uscendo dalle nostre fucine e dai nostri laboratori. E sta a noi scegliere quale futuro vogliamo contribuire a realizzare per quell'homo faber che siamo noi e che, lo sappiamo, con una ingegnosità e operosità che non ha uguali da millenni su questa terra, ha costruito il mondo in cui ora viviamo e in cui domani dovranno vivere i nostri figli. Grazie. Grazie al professor Cabizza che ci ha veramente offerto degli elementi di riflessione. Ed ora è il turno del professor Floridi, che invece condivide con noi una riflessione dal titolo, lo vedete, Agere sine intelligere, l'intelligenza artificiale come nuova forma di agire e i suoi problemi etici. Partirei con qualche ringraziamento perché è quello che insegna nonna, che un po' di buona educazione ci vuole. Allora, anche perché è molto sentito. Questo è il secondo viaggio post pandemia, tutti e due a Milano, e forse con qualcuna e qualcuno di voi ci siamo visti qualche giorno fa per il centenario della Cattolica, non che si voglia fare pubblicità, diciamo, alla concorrenza. Ma c'è un tema che unisce quell'intervento a questo e su questo tornerò tra un po'. Allora, grazie tantissimo per l'invito e per quello che va definito giustamente un onore. Ora, tutti quanti i relatori c'è un onore, però questo è veramente il caso. A volte uno lo dice per gentilezza, altre volte lo dice per gentilezza e sincerità. E in questo caso è un vero onore, perché non è che tutti... ogni anno fanno la Martini Lecture. Cioè, questa è una cosa che metti nel curriculum, anche se fai il professore a Oxford. E allora grazie, perché ho visto anche che ha fatto le precedenti due e è una tradizione che spero di non far scendere di qualità. Chiudo qui perché altrimenti sennò tutta la mattinata la passiamo a ringraziare e non è una buona idea. Secondo punto, poi ci saranno tante slide, così vi... No. Ravvivo un po' la mattinata, ma prima di passare così allo show, il titolo è un titolo che si può usare in Italia perché molti di noi hanno fatto un po' di latinorum e quindi il scherzare AI con questo agere sine intelligere diciamo che è un po' da secchione del liceo, ecco, confesso subito. E è emerso casualmente anche in dialogo con i partecipanti a questo gruppo, perché coglie bene forse il messaggio che spero resterà dopo questa presentazione, e cioè che l'intelligenza artificiale sia in realtà sicuramente una straordinaria rivoluzione, ma non come ci viene presentata, una rivoluzione che riguarda l'intelligenza. Perché di intelligente non c'è niente, ma è una straordinaria rivoluzione, e attenzione, lo è, e genera sfide, problemi fondamentali, perché è una rivoluzione nella capacità di agire. Vi anticipo qualcosa, poi
ne tratteremo bene tra un attimo. Ma noi abbiamo, noi umanità, ecco, io, se mancherebbe, non saprei neanche riparare la televisione, ma noi umanità abbiamo, dopo tanti anni, costruito questi sistemi che sono in grado di fare cose al posto nostro, spesso meglio di noi, con successo, a intelligenza zero. E se volete un classico esempio è quello di giocare a scacchi, ma parcheggiare anche l'automobile. Ecco, questo è straordinario, perché fino all'altro ieri, letteralmente, se tu facevi, c'erano due alternative. O tu usavi l'intelligenza di qualcuno o qualcosa, un cane pastore, no? Tipico, per fare un lavoro fatto bene, uno schiavo, un amico, te stesso, oppure, e quindi veniva, avevi una chance di avere successo, oppure lo facevi a intelligenza zero e facevi soltanto pasticci. Cioè, voi provate a fare la spesa online a intelligenza zero, oppure a scegliere un film a intelligenza zero, giocare a scacchi a intelligenza zero, perdi sempre. La cosa straordinaria è che noi riusciamo a fare uno e due con sistemi che hanno successo, nonostante il fatto che abbiano intelligenza zero. Questo per me è, adesso il tono forse sarebbe esagerato, metaforicamente un miracolo. È veramente straordinario. E da qui in poi, se noi sfondiamo un po' la temporalità della nostra esistenza, e di qui a un secolo, questo sarà quello che resterà. Cioè, quando noi proietteremo questo momento straordinario di trasformazione di qui a un po' di decenni, o per restare, diciamo così, i piedi un po' per terra, se ci rivediamo, mi concedo, tra 40 anni, sono 56, 96, insomma, potrebbe anche dirmi bene, e io sono contento di tornare qua tra 40 anni e dire avevo ragione o avevo torto? Abbiamo macchine intelligenti intorno a noi o abbiamo macchine che sono in grado di agire a intelligenza zero sempre meglio, con sempre maggior successo? E quindi che cosa è successo? Ecco, questo è il tema della lezione. Ma per farlo, in realtà adesso con il supporto della nostra tecnologia prestigiosa, no, questo ho spento la luce, che è successo? No, non voleva essere un momento, diciamo, di luce, e forse invece la gentilezza di chi sa che sto per proiettare. Facciamo prima col bottone, se si lo capisco. Vai così, no, neanche questo. Accendiamo. Forse in due, No, sì, ci riusciamo? Avendo parlato male dell'intelligenza artificiale, io lo sapevo che adesso me lo merito. Allora, eccolo qua, trovato qua il trucco, bastava spingere il pulsante giusto. Ovviamente, come sappiamo tutti, poi l'ultima cosa è spengere tutto e riaccendere, tanto funziona sempre così. Però prima di arrivare, come dire, all'esplosione nucleare, il pulsante giusto. Allora, siccome vi devo raccontare molte cose e vorrei anche prendere una rincorsa, cioè raccontarvele dicendo un po' meglio da dove si parte per poi fare un salto in avanti. Allora, questa mappina che adesso vi mostro ricorrerà. Così, se vi perdete per strada, se per caso a un certo punto tra una mezz'oretta io non ne posso più di questa storia, ma addormento per 5 minuti, tanto comunque dice sempre la stessa roba, e mi risveglio tra altri 5, la mappina riemerge e quindi potete fare un sonnellino e tornare. Controllare la email, insomma. Allora, prima cosa, la domanda posta dal Cardinale Martini tanto tempo fa: c'è posto per Dio nella storia dell'universo? Su questo partiremo da lì. La domanda posta dal Cardinale, dice, cioè, questa l'ha presa, la capirai, ma prima che arriviamo all'intelligenza artificiale, cioè, ci arriveremo, però ci abbiamo un po' di tempo, quindi rincorsa, 3 o 4 passi indietro, per poi fare un bel salto in avanti. Io ricordo sempre ai miei studenti che questa è la filosofia. La filosofia serve a fare, no, la rincorsa per poi saltare in avanti. E in genere non capiscono due cose. Uno, che serve la rincorsa. Due, che poi devi fare il salto in avanti. Metà della gente mi dirà che la filosofia è porre domande, rincorsa. E poi però, cioè, questa rincorsa che ci facciamo se poi il salto in avanti non lo facciamo e non diamo anche qualche risposta? Allora faremo un po' tutte e due. No, rincorsa e poi avanti. Allora, domanda numero uno. Cioè, brevi cenni sull'universo, no? Cioè, Dio nell'universo. Seconda cosa, il Cardinale Martini parla, ve lo farò vedere bene, in una sua bellissima lezione, di scritture e letture, scrittura di Dio, letture dell'uomo. Io farò una piccola correzione perché altrimenti qui la spocchia del professore universitario, dove si vede? Al Cardinale,
vedremo se mi riesce, e vi mostrerò che in realtà dovremo parlare di due scritture anche nel caso di Dio, però insomma, credo che il cardinale, se fosse qui, apprezzerebbe. A questo punto finalmente il tema, e sulla base del concetto di scrittura e lettura, spiegare come la costruzione dell'intelligenza artificiale è una nuova forma di scrittura dell'universo. In che senso? Useremo Galileo, ma non voglio anticipare troppo, sennò qua veramente dopo, non prestate attenzione. Quindi, che cosa questa nuova interpretazione, chiamiamola così, dell'intelligenza artificiale genera? Dice, ma se questa intelligenza, facciamo finta che questo ci abbia ragione, diamogli retta per un minuto. E allora, perché lì sta sempre il trucco, tra l'altro è uno dei grandi test dell'intelligenza umana, ce ne sono tanti tipi di intelligenza umana, ma una che a me piace è quella che dice, se allora, cioè da A a B, da B a C, da C a D. Io conosco tante persone che non fanno neanche il primo se allora, cioè compro un biglietto della lotteria, e allora, lo sai che... E poi dopo ancora. Allora, vediamo un po' che cosa vuol dire avere l'intelligenza artificiale intesa come grande capacità di agire, una sorta di enorme riserva, che tra l'altro sta crescendo, a nostra disposizione, che possiamo, come dire, accendere e spengere, gettare sui problemi oppure no, a seconda di quello che vogliamo fare, e quindi i problemi etici che questo pone. Perché se tu hai, come dire, dei grandi muscoli a tua disposizione per fare bene o male nel mondo, poi la responsabilità è aumentata, non è diminuita, di chi li usa e come li usa, chiaramente. Ci sono anche delle sfide pratiche, che vedremo. Che cosa questo vuol dire in termini di se allora, ma se l'intelligenza artificiale soprattutto agire? Problemi. E questi problemi come li risolviamo? In questo modo. Ma come facciamo a decidere come risolviamo i problemi posti dall'intelligenza artificiale? Ci vuole la governance. Termine inglese inevitabile per dire che, non so, decidere un po' insieme che cosa ci si vuol fare. Quindi arrivare a una conclusione del tipo progettuale, perché la governance si fa sulla base di un progetto e siamo finiti, abbiamo finito, diciamo, il salto in avanti. Vorrei però chiudere con qualcosa che mi riallaccia, e qui un po', spero che la rettrice non me ne voglia, all'altra lezione, e cioè quello che ho fatto per il centenario della Cattolica. Ci sono anche delle sfide filosofiche. E queste le accenneremo soltanto perché non è oggi e non è il momento giusto, però è per farvi vedere che ci sto ancora pensando, che la vera filosofia poi alla fine tu la fai, ma non arrivi mai a quel momento in cui dice questa finalmente adesso questa cosa l'ho chiusa. Si aprono altri problemi ed è il bello anche, come dico ai miei studenti, quando mi chiedono, professore, ma io dovrei fare filosofia dopo, che dici, sì o no? Ti piacciono i problemi? No, veramente a me piacciono le soluzioni. Allora lascia perdere, guarda, perché ai filosofi piacciono i problemi, gli piace starci sopra sui problemi, quei problemi un po' come supplì, quelli di Roma, cioè che un po' fritti, un po' che lo sai che sono pesanti, però sono buoni, sono belli, sono cicciocci, sono grassi. Ecco, allora fai il filosofo, se no fai il manager magari. Cioè, ti piacciono le soluzioni, e invece resteremo appunto sui problemi. Allora finiremo coi supplì, ecco, tanto poi ormai sarà quasi tempo di pranzo, insomma dovremmo esserci. Vabbè, adesso facciamo un po' sul serio, Dio nell'universo. 26 novembre 1998, stavo già citato, insomma, conclusione della 10ª sessione della Cattedra dei Non Credenti. Titolo della relazione, Scritture dell'uomo e scrittura di Dio. Questo poi lo trovate anche pubblicato da parte del Cardinale Martini. La domanda centrale in quel testo è questa: vi è ancora un posto visibile per Dio nella storia dell'universo? Ora, soltanto su questa domanda potremmo passare la prossima ora, questo è chiaro, no? Però una nota all'altre, così capite subito quant'era sveglio il cardinale. Non dice c'è ancora un posto visibile di Dio nell'universo, nella storia dell'universo, e non dice nella storia, ma dice nella storia dell'universo, spazio e tempo, tutti e due. Ve l'ha buttata lì così, dice, però intanto ci ha messo dentro lo spazio e il tempo in una domanda sola. E poi non dice un posto visibile, cioè di percezione. Allora, per chi fa filosofia e ti piacciono i problemi, tu hai visto i greci giocare con le domande, tu lo sai che quella domanda lì non è buttata lì a caso. C'è lo spazio, c'è il tempo, c'è la percezione umana, c'è Dio, in una frase sola. Allora, a quel punto... tanto di cappello, cioè, questo riconosci il collega, va bene, dice questo è bravo, questo ci sa fare, no, mica è scemo.
Questa domanda è fondamentale. E questa domanda, da qui poi arriviamo, vorrei dare tre risposte però un po' veloci, perché insomma, non è che possiamo fare tutto il giorno su queste cose. Una storica, una scientifica e una etica. Allora, questo posto c'è o non c'è? Come dire, a tavola, ce lo mettiamo, il Padre Eterno, oppure no? Allora, anzitutto, da un punto di vista storico, è un fatto che ci sia un posto, perché questi sono i dati che abbiamo. Sono gli ultimi dati che abbiamo, diciamo, rispetto al cristianesimo e alla religione nel mondo. Nel 2010 c'erano circa un terzo della popolazione umana era cristiana. È rimasta più o meno la stessa proporzione rispetto ai primi dati che abbiamo del 1910. Allora erano 600 milioni oggi, ma grosso modo un terzo della popolazione è cristiana. E soltanto il 16% della popolazione mondiale si dichiara non religiosa. Cioè, da zero, proprio quello che dice non gliene frega niente, pulito. Se no, da una parte, da un'altra, qualche cosina, ma un dubbio. Tutto il resto, in realtà, pensa appunto che ci sia posto visibile per Dio nella storia dell'universo. Poi, questa cosa della storia, allora, vuol dire che se Dio è morto, il mondo non se n'è accorto. Questo per chi di voi no, frequenta Nietzsche. Sarà anche morto, però per noi, per la maggior parte del mondo, non è così. Questo non è così perché in realtà la mente, noi come esseri umani, questo mi riallaccio a quanto detto prima, noi abbiamo questa esigenza straordinaria di trascendenza. È come se uno ci avesse un buco nell'anima. Tu ci nasci con quel buco, poi lo puoi riempire, lo puoi ignorare, puoi far finta che non ci sia. Però lo sappiamo sempre che a un certo punto sarà per una grande gioia, spero per voi, sarà per un gran dolore, magari no. Sarà per un momento in cui finalmente capisci qualcosa, ma quel senso di mancanza è innegabile. Ora, questo ve lo dico, lo vedete tra poco, da non religioso, cioè da chi riconosce un fatto, ma non perché abbia, come dire, un presupposto teologico per riconoscerlo. Allora, bisogno di trascendenza che semanticizzi l'immanenza. Sembra una parola che dice adesso da qui in poi non si capisce più niente. No, semplicemente vuol dire dare senso e significato alla realtà, all'immanenza, a quello che noi vediamo, a quella visibilità di cui parlava il cardinale. Allora, questo basta una parola, invece di dire tutte le volte dare senso e significato a semanticizzare è più elegante, no, una parolina sola e ce la capiamo così. Il che vuol dire che per avere una semantica completa, cioè di tutto, e solo immanente, cioè per chi poi si occupa di queste cose professionalmente, affinché la storia dia a se stessa la sua semantica al 100%, senza lasciare niente fuori e senza includere niente che debba essere o non deve essere incluso, per i logici in sala, correttezza e completezza, così siete anche contenti sul versante Gödel, una semantica completa non è per alcuni ancora, per altri mai, ma parte di questo mondo. Cioè, come dire, è come se la storia gli mancasse sempre un pezzettino. Dice sì, però, e soprattutto su ragionamenti riguardanti il bene, questo è fondamentale. E poi c'è un'apertura, diciamo appunto, all'orizzonte dell'immanente, al trascendente. Un bisogno, come dire, come se c'è sempre bisogno di qualcosa di più, ma un po' più di significato, un pochino, è un extra che sembra sempre mancare. Le conseguenze sono spesso brutte, fondamentalismi, superstizioni, psicologia manipolabile, una sciocca ignoranza superstiziosa, oppure, e questa è l'apertura dell'agnostico, una richiesta ragionevole e informata, insomma, in fin dei conti facciamo anche i conti con la nostra natura, invece di negarla. Ecco, questo la lascio lì come una domanda aperta, perché si va subito alla parte scientifica di cui sentiamo anche prima. La vulgata intellettuale, non ci siamo messi d'accordo, vero? Però, quando si ragiona allo stesso modo, poi si raggiungono gli stessi punti. La scienza può essere solo atea. E la religione può essere solo superstizione. Ho io le volte che mi sono sentito dire questa cosa da agnostico, e non è così, non è vero. È fattualmente infondata questa cosa e filosoficamente superficiale. Fattualmente infondata, anzitutto perché c'è un sacco di scienziati credenti, a tutti scemi, tutti che non hanno mai capito niente. Da Galileo a Newton a Gödel, tutta gente che prova, i poveretti, non è così, no? Possibile. La cosa di cui poi vorrei parlarvi in maniera un pochino più seria è in realtà che la scienza, a mio avviso, se fatta bene, apre il dubbio. Cioè, se tu fai lo scienziato sul serio, e io ne ho una a casa, o ho un genio a casa, questa è, diciamo, una delle armi segrete che io raramente confesso, ma mia moglie ha la cattedra di neuroscienza a Oxford.
ed è una delle grandi neuroscienziate nel mondo. Io quando ho un problema vado da lei poi alla fine, perché in fin dei conti c'è la mente che si serve del cervello. E, ma tra me e lei, tutti e due agnostici, che non si sa mai come dare senso a questa benedetta vita, più studi e più io la sento parlare, lei stessa, di come funziona soltanto alcuni minuscoli aspetti dell'attenzione umana nei confronti, e più l'universo si spalanca in una cosa talmente straordinaria, ma anche incomprensibile, che a me poi quello che arriva, lo scienziato dice, no, questo sì, questo no, ma come fai? Cioè, ma chi te l'ha detto? Ma quale Padre Eterno ti ha mai suggerito che le cose fossero così o colà? Ma questo non vuol dire che allora è tutto incerto. No, vuol dire che c'è una capacità della scienza di aprire la nostra altrettanto profonda capacità di meravigliarci, che è profonda. Allora, non credo che sia la scienza la peggior nemica della fede. In realtà, poi adesso lo dico dopo, è la storia che fa più male. Cioè, si diventa agnostici a forza di leggere i libri, a forza di capire come ci siamo arrivati qua, perché, adesso è una battuta che vi anticipo dopo, fa più danni la filologia alla fede della fisica, perché se tu studi fisica sul serio, il mondo è veramente strano. La filologia ti insegna invece che in fin dei conti è tutta storia. Allora, in realtà, se la scienza, qui la parolina tedesca ci vuole, perché noi questa distinzione non ce l'abbiamo in italiano, se no non è che volevo fare il fichetto, cioè, momento Cacciari, no. Qua, il Wissbegierde e il Neugierde è una distinzione che i tedeschi hanno e noi no. E si capisce subito, anche per chi non parla tedesco, che lì vuol dire la ricerca del Wiss, cioè della conoscenza, la curiosità come interesse per la scienza, per il sapere, o la curiosità come interesse per il nuovo, il gossip. Ecco, la curiosità intesa nel senso forte, quella scientifica, è l'attacco, tra l'altro, della metafisica di Aristotele. Tutti gli uomini, per natura, desiderano conoscere. Prima riga della metafisica di Aristotele. Ecco, quella mostra il mistero dell'universo. Ora, poi, che questo mistero resti tale e che purtroppo ci ha detto sfiga, abbiamo vinto questo bellissimo biglietto della lotteria e non c'è nessun altro, ragazzi. Cioè, è finita qui. Questa è una possibilità seria per l'agnostico, oppure no, le cose potrebbero andare diversamente. Allora, in questo punto, ancora un po' di scienza, umiltà di fronte alla nostra insipienza, dell'incertezza, non arroganza intellettuale. E allora, un po' come Newton diceva, io ma che ho fatto nella vita? Ho raccolto qualche conchiglia sulla spiaggia. Lo diceva Newton, ragazzi, quindi calmi, con le affermazioni un po' troppo arroganti. Aumenta lo stupore dell'universo, che poi, di nuovo, anche qua ci vuole la parolina greca, mi dispiace anche per questo caso, però per chi ha fatto il liceo, il taumazein, quella meraviglia, quella cosa, la bocca aperta praticamente. Apre la possibilità alla domanda nei confronti del trascendente, e come dicevo, fa più danni alla filologia della fisica o della neuroscienza. La storia più facilmente chiude l'apertura al trascendente e riduce la religione a cultura, la prende anche sul serio, ma come antropologia, come psicologia, come fatto della nostra società. Facciamo tante cose, costruiamo automobili, abbiamo Dio, cioè così. Questo è sicuramente una grande sfida. Poi però, e chiudiamo qua, sarò in corsona, adesso andremo un po' più veloci, no, non abbiamo tempo. La domanda posta dal cardinale è anche una domanda etica. Cioè, al di là del fatto che ci sia o non ci sia questo posto, ma è giusto che ci sia? Cioè, dovrebbe essere così anche se fattualmente lo negassimo? È un posto visibile, per dire, nella storia dell'universo, e dovrebbe esserci? Immaginate un universo completamente ateo, però qualcuno che si alza la mattina e dice, ma forse noi questa domanda ce la dovremmo porre. Ecco, io penso che la domanda sia legittima. Attenzione, perché io lo so che tra noi ci sono anche degli atei, cioè, beh, allora questo qui però, attenzione alla distinzione filosofica, cioè che sia legittimo, ragionevole porsi la domanda su Dio, poi anche darsi la risposta che uno si vuol dare, ma che la domanda sulla presenza o meno del Padre Eterno sia una domanda legittima, naturale e ben posta, ecco, questo secondo me fa di me appunto un agnostico scomodo. Qui riprendo una cosa che ha detto il Papa, che mi è piaciuta molto. Parlava di agnosticismo comodo. L'agnosticismo comodo è quello di quello che dice, ma non che ne so io, forse domani, un altro giorno, cioè di quello che sostanzialmente cerca di evitare il problema e non dà una risposta, dandola quindi implicitamente attraverso la sua ignavia. E da lì ho ripreso
in versione, diciamo, inversa, invece quello scomodo. Quello scomodo è quello che pone una domanda, ma che non trova la risposta. Allora qua, insomma, in maniera un pochino robusta, retorica, è la voce che grida, ma non sente nessuno che risponde. E se qualcuno e qualcuno di voi sta in queste condizioni, lo sapete che non è una condizione simpatica. Cioè, stai lì e tiri la monetina. O poi se qualcuno e qualcuno di voi è come me, che ci è arrivato dopo, nel senso che ce l'avevi la fede e l'hai persa, allora te la rimpiangi tantissimo. Non sei in grado di recuperarla perché ormai l'hai persa, però te lo ricordi quanto era bello il mondo quando ce l'avevi. Ecco, questa cosa qui, momento di confessione all'atere, è forse la più grande perdita al mondo. Perché è la perdita che rende tutte le altre perdite irrecuperabili. Questa è forse la cosa un po' più seria che vi voglio dire. Se voi avete perso la fede, tutte le altre perdite che avrete saranno perdite irrecuperabili. Ed è quindi la perdita che fa delle altre perdite un danno infinito. Ci credo che poi la vorresti recuperare, no? A tutti i costi. Quindi questo è scomodo, tanto scomodo. E poi un po' di tolleranza, che devo dire di questi tempi farebbe bene. Ho tolleranza ferma, non tolleranza moscia. La tolleranza è quella che dice ci mancherebbe, aspetto che cambi idea perché hai sbagliato. Quella è la tolleranza un po' rigida. Cioè la tolleranza contro l'antivax, ci mancherebbe, aspetto che cambi idea perché hai sbagliato. Non la tolleranza dice ma sì, ma come ti pare, quella comoda, ognuno fa come vuole, ci mancherebbe. No, quella non è tolleranza, quella è semplicemente, diciamo, un buonismo gratuito che ti impedisce di prendere posizioni. Allora, mentre aspettiamo che chi ha sbagliato cambi idea, perché lo sappiamo che hanno sbagliato, e quindi insomma tornino sulla retta via, parliamo adesso di cosa c'è. Questa è un po' la prospettiva da cui partivamo. Poi il cardinale dice ma in questo contesto una delle risposte ci arriva, posto di Dio l'universo, attraverso le scritture. Le scritture, io qua adesso lascio il testo, ma mantengo, diciamo, il titolo, scritture dell'uomo e scritture di Dio. Noi le scritture le troviamo soprattutto rappresentate da questa frase bellissima di Galileo, che voi avrete già incontrato. Non ve la leggo, tanto l'ho scritta in grande, spero appunto che sia leggibile anche per chi come me è miope. La cosa più bella è che questa cosa in genere ve la leggono fino qui e poi si fermano. Però l'altro pezzettino è importante. Quello che viene dopo è scritto in lingua matematica, il libro della natura. E che lingua? Triangoli, cerchi, altre figure geometriche. Quando Galileo parlava, non parlava di matematica 1, 2, 3, perché erano altri tempi. Non erano successe tante cose importanti, ve le tralascio, magari ne parliamo dopo, ma la matematica allora era ancora la geometria. E soprattutto, la cosa bellissima, ricordate quella voce nel deserto che chiede e non riceve risposta, a girarsi vanamente per un oscuro labirinto. Cioè, se non ci capisci niente di STEM, brutalmente, ti aggiri vanamente per un oscuro labirinto. Cioè, non riesci a leggere il libro della natura. Allora, questa idea di Galileo, del libro della natura, adesso stiamo per arrivare all'intelligenza artificiale, perché c'entra? C'entra perché nel contesto divino, Dio scrive in realtà in due modi, secondo da un punto di vista filosofico, ontologicamente, nel senso che crea l'universo, scrive il libro dell'universo e in modo semantico perciò ha lasciato dei testi, nel caso della tradizione cristiana, ma non soltanto cristiana, la Bibbia. Allora, questa doppia scrittura è quello che noi comunque, da mo' che lo sappiamo, nel senso che il Dio geometra, architetto, è una roba vecchia, cioè, non ci voleva Galileo. Quello che fa Galileo però in maniera molto intelligente, associa alla scrittura divina la lettura umana, e quello è genio. Cioè all'improvviso lui capisce, dice, guarda, non soltanto qui Dio ha scritto l'universo in simboli matematici, ma il nostro compito è leggere quel libro della natura imparando, no, la matematica e tutto il resto, la fisica, per avere una lettura epistemologica. Ora, fino a oggi, o all'altro ieri, in tempi filosofici, questo era, diciamo, come si vuol dire in inglese, the state of play, cioè, nel migliore dei casi, il libro della natura scritto dal geometra, dall'architetto, e c'è chi scrive e c'è chi legge. I compiti erano chiari. Poi, a chi piace la metafora, bene, a chi la interpreta in maniera più robusta, anche teologicamente, benissimo, ma questa idea era, diciamo, assodata. Quello che è successo nell'ultimo centinaio di anni, grosso modo, o se volete da Alan Turing in poi, ma magari insomma, possiamo anche andare a Babbage, insomma, recentemente, è che noi abbiamo cominciato noi a scrivere il libro della natura. Cioè non è più vero che le scienze, i tutti saperi, dalla A
alla Z, dalla A di antropologia, alla Z di zoologia e tutto quello che c'è in mezzo, leggano soltanto l'universo. In realtà noi sempre di più ne scriviamo dei pezzi importanti. Oh, qui entra una questione per i filosofi e le filosofi in sala fondamentale, perché se tu leggi e scrivi la stessa roba, allora tutta una questione kantiana sulla inconoscibilità del noumeno diventa complicata. Ma siccome non è per oggi, e questa cosa è roba un po' da esperti, la lasciamo all'altre. Questo però vuol dire che la scrittura in lingua matematica passa dalla geometria fino alla logica matematica, con tanti passaggi in mezzo che poi magari, se volete, vi racconto. Quello che vi avevo detto essere il normale andamento, cioè c'è qualcuno che scrive in maniera matematica ontologica il libro e c'è qualcuno che lo legge in maniera matematica epistemologica, l'umanità, era lo state of play, e questo è quello che succede. Oh, questo è per spaventarvi, tra l'altro si vede anche male, meglio così, perché certe cose, insomma, queste sono le 17 equazioni che hanno fatto, diciamo, un po' la storia del mondo. Alcune di queste equazioni sono veramente semplici e le studiamo anche a scuola. Allora, se voi vedete in alto, poi adesso ve le sottolineo, in questo libro, tra l'altro, vi raccomando, è pubblicato dall'Einaudi, le 17 equazioni che hanno cambiato il mondo, che è molto scritto in maniera molto semplice, ve le spiega, anche se di equazioni non avete molta dimestichezza. Che cos'è che qui voglio sottolineare? Questo è, uno è il teorema di Pitagora, l'altra è la legge di gravità, l'abbiamo studiata a scuola, quindi su questo non voglio sentire, ah, io ma con la matematica non c'ho tanto a che fare. Allora, queste due questioni, che cos'è che hanno in comune? Ce l'hanno in comune tutte quante. Se riuscite a leggerle, guardate soltanto i simboli, cioè come se fossero dei geroglifici. Che cos'è che hanno in comune? Una cosa sola, una. Il simbolo dell'uguale. Il resto è tutto diverso. Ma tutte e due usano quella cosa magica che è uguale a. Questo è fondamentale. Perché la lettura che noi facciamo dell'universo è in termini di equazioni, che poi in questo caso serve un po' di inglese, perché in italiano non si dice, che vuol dire tu equate A a B. Cioè tu mi dici che questa cosa qua è come questa cosa qua. Ora ci prendi il premio Nobel, no, in termini di complessità, cioè, una gloria nostra adesso, che va subito. Cioè, se tu questa faccenda l'hai vista talmente in profondità che sei riuscito a scrivere delle equazioni che questa cosa complicatissima è uguale a quest'altra cosa complicatissima. Ora, questo simboletto l'abbiamo scoperto tardi nella storia della matematica, nel 1557. Cioè, vi ricordate tutta la storia della Grecia, Galilea? Cioè, non c'era ancora il simboletto uguale a. Se lo inventa questo signor Robert Record nel suo libro, e un po' di tempo più tardi ci sarà un altro simboletto che vuol dire è identico a, nel senso di definizione, introdotto da un italiano, Buraliforti, ma queste sono cose che trovate su Wikipedia. Perché è importante questa equazione? Perché noi stiamo mettendo, no, sempre più, passo indietro, la scrittura del mondo è anche una cosa nostra, e quando noi scriviamo delle equazioni, non soltanto stiamo leggendo il mondo, ma sempre di più lo stiamo anche costruendo. In questo caso si passa, per i grecisti tra noi, da una visione della scienza, del sapere umano, a tutti i livelli, in tutte le facoltà che abbiamo qui in Bicocca, dalla A alla Z, da scienze che descrivono il mondo, vi dicono come stanno le cose, pensate appunto magari all'astronomia, o alla biologia, o alla chimica, come le abbiamo studiate a scuola, a scienze invece che si occupano della costruzione del loro oggetto. Voi pensate ad esempio all'architettura, giurisprudenza, informatica. Queste sono scienze che non soltanto studiano il mondo, ma ve lo mettono anche in un certo modo. Lo studiano, come anche la medicina, per cambiarlo. Ora, l'astrofisica non è che si mette, se non sei in guerre stellari, non è che crea pianeti, robe così. Cioè, quella vuol sapere come funzionano i buchi neri. Ci auguriamo che non ne voglia creare uno di buco nero. Ora, questa distinzione tra un approccio mimetico, cioè rappresentativo, a uno poietico, cioè costruttivo, è quello che la scienza via via ha fatto sempre di più. Il cavallo di battaglia di questa trasformazione epocale, nel senso millenni di trasformazione, è oggi l'informatica. L'informatica è non soltanto una scienza a sé, ma è la scienza di tutte le altre scienze, perché non c'è neuroscienza, non c'è economia, non c'è fisica, non c'è niente che oggi non abbia bisogno, no, di strumenti informatici per... Allora, a questo punto, una scienza che di suo crea il mondo, si fa anche, diciamo, si mette a servizio della creazione poi fatta dalle altre scienze dei loro mondi.
Ecco, questa operazione, che guardate che c'era già in Galileo, perché quando Galileo ci insegna, ed è uno dei primi, che la fisica si fa non guardando come funziona il mondo, ma creando degli esperimenti in cui tu controlli ogni elemento, l'hai costruito tu quell'esperimento, quindi lo sai quello che ci hai messo dentro e quello che non ci hai messo dentro. Per questo, cambiando qualche variabile, conosci meglio lo sistema. Quando tu hai preso questo approccio costruttivo, ecco che qui ti sei già mosso verso la poiesis. Allora, il digitale non descrive il mondo, non lo prescrive, il digitale inscrive il mondo. Allora, per dirla in maniera un po' pesante, riontologizza il reale, che se ve l'avessi detto mezz'ora fa, diceva, beh, questo non si capisce niente. Però io spero che adesso si capisca questa frasetta, e che tutto quello che vi ho detto, in mezz'ora, ci è venuta mezz'ora per spiegare questa frase. Vuol dire che cambia la natura intrinseca della realtà, l'ontologia, la cambia, la riontologizza del mondo, di quello che ci sta intorno. Se le cose stanno così, allora è una rivoluzione seria. Cioè, non è soltanto che c'ho Netflix, vedrai che c'ho il robottino che mi taglia l'erba, ma in fin dei conti non esageriamo. No, vuol dire che stiamo cambiando il DNA del mondo che ci circonda. Lo capite che la responsabilità del demiurgo, sempre robe da liceo, cioè di chi controlla queste forze, è straordinaria. E così, anche come sentivamo prima, responsabilità anche di fare dei grandi guai oppure di fare delle cose ottime. Il resto dovrebbe essere molto più facile. Questa era la grande rincorsa e le cose magari che non avete già sentito un po' complicate. Allora, ci sono ovviamente questioni di etica, perché se tu iscrivi una nuova forma di capacità di agire nel mondo, allora o tu stai guardando a un divorzio oppure a un matrimonio. Io ho cercato già di spiegarvi che non è un matrimonio, non è il matrimonio tra robe biologiche, intelligenza e ingegneria, intelligenza artificiale. È un divorzio tra la capacità di agire con successo per risolvere problemi e la necessità di essere intelligenti nel farlo. Quel divorzio è straordinario, ed è in questa spaccatura che si trovano tutti i problemi. Proprio perché è un divorzio e che non ci è mai successo prima, e che adesso abbiamo forze in grado di risolvere problemi da un punto di vista di azione a zero intelligenza, che dovremmo stare svegli di notte. Vi ricordate? L'insonnia della ragione non genera mostri. Il sonno sì. Allora, nessun dorma qua, per restare in questioni italiane, perché quel divorzio crea casini. Se fosse in realtà un matrimonio, io forse dormirei più tranquillo, perciò in fin dei conti facciamo delle macchine, sono intelligenti. Una volta che abbiamo saputo come metterli in moto, vedrai che non faranno pasticci. È perché non lo sono che potrebbero in realtà creare grandi trasformazioni. Le ragioni, un secondo, per le quali questa intelligenza, che non c'è, ha successo soltanto come capacità di agire, sono tante. Ma soprattutto, e questa magari per un'altra volta, è che noi stiamo adattando, perdonatemi, il mondo a queste macchine. È un po' come la descrizione della lavastoviglie, io l'ho fatto più di una volta con amici e colleghi che sono qui, mi avete già sentito più di una volta, perdonatemi. Ma la lavatrice, o la lavastoviglie meglio ancora, funziona perché tu hai costruito un mondo intorno ad essa, non perché hai messo un robottino che fa i piatti come te nel lavandino. Allora, pensate alle auto autonoma. Non sono auto in cui, in versione guerre stellari, che scusa Luciano Scanza di avere il robottino e guida al posto mio. Non è così, no? Abbiamo trasformato l'auto, la città, le strade, i sensori, per far sì che non ci sia più bisogno di guidare. Quella è la trasformazione. Se ci riusciremo, sarà perché avremo adattato l'universo a queste macchine, non viceversa. Non avremo il robottino che la mattina, uno, mi fa il caffè, macchinetta automatica, cioè, due, fa anche pulisce anche per terra, rumba, tre, taglia anche l'erba, altro robottino che ho anche a casa, quattro, controlla la temperatura, altro robottino che ho a casa, cinque, guida al posto mio. Non è così che funziona la cosa. È che ogni elemento di questo sistema avrà avuto il sistema intorno a sé adattato a se stesso. Io ho cambiato il mio giardino, ho messo qualche pietra qui, ho tagliato questo, ho eliminato delle rose, così adesso il robottino funziona benissimo. Se non l'avessi fatto si sarebbe sfasciato lui, perché non capisce niente, poverino. Allora, computazione, dati, machine learning, algoritmi, Internet of Things, on life, costi sempre più bassi e boom, abbiamo un mondo che è sempre più machine friendly e, attenzione, forse un po' meno friendly nei nostri confronti. Forse sì, forse no, non è detto, però dobbiamo fare attenzione. Su questo, allora, le sfide sono molte. Perché, vista che l'intelligenza artificiale non è intelligente, ma è molta capacità di azione, ed è un divorzio, non è un matrimonio, e visto il fatto che noi stiamo iscrivendo, come dire, scrivendo nuove righe di codice
nel grande libro, no, della natura, che sono appunto il digitale, avendo aggiunto pagine, che pagine stiamo scrivendo? Ci piacciono queste pagine? Oppure le lasciamo così come viene viene? Tanto ci pensano quelli della California a scrivere queste pagine. Non è tanto, diciamo, ragionevole lasciare, ad esempio, al libero mercato inscrivere nuove forme di capacità di azione nel libro della natura. Se la vedi da questo punto di vista, ti prende un colpo, no? Dici, oddio, siamo proprio sicuri che debba andare così la faccenda? Ecco, su queste nuove forme di azione, l'etica dell'AI ha fatto qualche passo avanti. Ora, a me dispiace, io lo so che la nostra lettrice ha menzionato un fisico morto, poverino, di Cambridge, che non ci capiva niente di intelligenza artificiale. Non ci capiva niente. Perché lui è uno di quelli che, come Elon Musk, vi ha detto che sta per arrivare il mostro, che sta per arrivare l'intelligenza artificiale, conquisterà il mondo, è intelligente, più intelligente di noi, prenderà... Ma di che? Ma tu l'hai visto veramente quello che sta avvenendo nel mondo? Se hai capito il divorzio, l'intelligenza artificiale, non va proprio in quella direzione. Ma soprattutto, e questo per un altro giorno, e soprattutto perché è un tema ancora più serio delle cose che ho detto fino adesso, questo Elon Musk, intelligence is our biggest existential threat. Oh, questo lo dicevo ovviamente prima della pandemia, prima che scoppiasse un casino, cioè, giustamente, tanto a dire scemenze, cioè, bravi tutti, no? Ma soprattutto questo, e adesso questa cosa la dico con grande serietà, e questa forse è la cosa più brutta che adesso vi faccio vedere, un bambino muore di malaria ogni 2 minuti. Lo sapete da quanto parlo? Ce l'hai presente quanto tempo è passato quando abbiamo iniziato a fare questa bella... Allora, veramente, tu mi vuoi dire che sei uno degli uomini più ricchi del mondo e pensi che qualcosa che è fantascienza sia la tua maggior preoccupazione, quando dopo che hai finito di mandare quel tweet, ci hai messo 2 minuti, c'è un bambino che tu avresti potuto salvare e non hai fatto nulla? Allora, questo è, tra noi, lo scandalo delle priorità. Non perché certe cose non si possano fare, ma in che ordine arrivano certe cose. E questa di mettere una tua auto nell'universo sicuramente non arriva tra le prime 10.000 rispetto a quei 2 minuti che sono già passati da quando ho fatto vedere questa slide. Adesso torniamo a cose un po' più leggere, ma questa non ve la scordate. Allora, non ci salverà neanche dal coronavirus, ovviamente ci mancherebbe, perché tanto, cioè, né l'una né l'altra visione non è né una panacea né il mostro che arriva. In realtà non è proprio la sfida, cioè il cattivo robot che arriva. Può fare tante cose buone, e questo ve lo lascio in inglese perché fa parte di una conversazione che abbiamo fatto con il gruppo di esperti a Bruxelles, quando abbiamo dato le linee guida, che poi adesso si sono trasformate nel quadro giuridico che ha proposto la Commissione europea per l'intelligenza artificiale. Ecco, può essere usata per grandi cose, rendere l'umanità un po' più capace di autorealizzarsi, migliorare la nostra capacità di azione, aiutarci a essere più socievoli tra noi, cioè a creare una maggiore capacità anche di essere più tolleranti, perché sono grandi forze, questo parlo soprattutto del digitale in generale, e ci può aiutare anche a rendere la nostra società meno conflittuale. Tutto questo può avvenire. È la controparte delle cose negative, cioè svalutazione degli skills umani, rimozione della responsabilità umana, riduzione del nostro controllo, erodere la nostra autodeterminazione. Sono due medaglie, o meglio, sono due facce di medaglie, queste quattro, che vedete. E poi c'è un altro elemento, soprattutto chi conosce i semafori con la luce gialla, e c'è anche un enorme, e questo forse è una delle cose più gravi che oggi sta avvenendo, un enorme opportunity cost, direbbero gli economisti, cioè di quello che noi non stiamo facendo, che potremmo fare, ma abbiamo paura di fare, perché non abbiamo né guide etiche, né guide legislative che ci dicano che va bene farlo, capito? Cioè io lo potrei fare, ma nel dubbio non lo faccio, perché non so se è buono o cattivo, e soprattutto perché se lo faccio e poi va male è colpa mia, se lo faccio e va bene nessuno mi dice grazie, allora non lo faccio. Questa è la burocrazia al 100%, nel senso, io non lo faccio perché se va bene nessuno mi dice grazie, e se va male è colpa mia, che faccio? Niente, chiaro. E questa, con l'intelligenza artificiale, soprattutto nel settore medico, è spaventoso quello che noi potremo oggi fare utilizzando l'intelligenza artificiale, e non lo stiamo facendo perché ci mancano le linee guida. Quindi facciamo in fretta per darcele queste linee guida. Ce le stiamo dando. Questa è una lista di tutto quello che è avvenuto negli ultimi, grosso modo, 6-7 anni. Vedete che abbiamo anche il nostro incontro di Roma, che è stata una delle penultime cose che abbiamo fatto.
e più recentemente il cosiddetto AI Act della Commissione europea, che poi si trasformerà in legge. Tra l'altro, pensate un po' al GDPR, ma per l'intelligenza artificiale. Devo dire, confesso di essere un peccatore, io sono stato coinvolto praticamente quasi almeno nella metà di questi progetti, per cui se qualcosa va male sapete anche con chi ve la potete riprendere, ma quei 5 principi che avete sentito nominare tante volte sono quelli grosso modo che guidano questa caratterizzazione di come facciamo a fare sì che l'intelligenza artificiale, come una grande forza di azione di problem solving, diremo in termini tecnici euristica, riesca a far bene piuttosto che male, il verde piuttosto che il rosso, della prima slide. Ci sono delle sfide pratiche, questo adesso avete capito che possiamo andare, stiamo correndo in discesa ormai, perché la parte più difficile l'abbiamo chiusa. Bisogna usare l'AI per lavorare contro il male, non per far sì che il male riesca a utilizzarlo meglio. Per il male dico ad esempio il crimine organizzato, che oggi l'intelligenza artificiale è uno dei più grandi esperti. Se voi volete sapere veramente dove sta la tecnologia normalmente, soprattutto il digitale, la cosa migliore è chiedere al crimine organizzato. Hanno sempre l'ultimo modello, contrariamente diciamo, a qui qua che non si organizzano. La banda Bassotti si organizza sempre. Poi bisogna usare l'AI per migliorare le decisioni e il controllo umano, questo è sicuro, cioè metterle a servizio della nostra capacità decisionale. Questo lo stiamo facendo, un po' sì, un po' no, lo potremmo fare molto di più. In Italia stiamo tanto indietro. C'è bisogno di grandi capacità anche tecniche, e qui devo dire, io ho visto, mi sono rivolto soprattutto da questa parte, ma ho l'impressione che di qua ci sia un abbassamento diciamo, demografico, così diciamo. Allora, in questo abbassamento demografico di qua ci siano più responsabilità anche per chi sta qua da questa parte, nel senso che c'è veramente un bisogno disperato di capacità di coloro che sanno poi disegnare questi strumenti per migliorare controllo e decisioni. Devono essere utilizzate per sostenere la nostra responsabilità, non per diminuirla. Non è concepibile che a un certo punto qualcuno vi dica, ma guardi, purtroppo è il computer che non ci riesce. Oh, guardate, questo è quotidiano, per chi usa questa roba è costante. Purtroppo questo non si può fare, perché è il sistema, è possibile che è sempre il sistema. E cambiamolo questo sistema se non funziona. No? Cioè, e renderci un po' più umani, non un po' meno. L'ultima cosa, lavorare per l'umanità. Tutti i temi sui quali, avete capito, non abbiamo proprio tempo perché siamo arrivati in finale, ma sui quali potremmo stare a lungo. Una battuta su lavorare per l'umanità. Voi quante volte vi siete sentiti dire arriva l'intelligenza artificiale, c'è meno lavoro per noi. Che vi assicuro, corso del primo anno, 101, economia per beginners. Non funziona così. Ma proprio, cioè, non nel senso l'ha detto il filosofo di Oxford, proprio non funziona così, cioè il lavoro non è una quantità finita, per cui non è una torta, che se tu togli una fetta a qualcuno ce n'è meno per me. Il lavoro è infinito, o meglio boundless, perché sono infiniti i matematici, cioè, è senza limite, è dove metti la soglia di quello che vale la pena fare da un punto di vista economico, che decide che questo lavoro sotto la soglia vale la pena e sopra no grazie. E siccome quella soglia viene modificata dalla tecnologia, incluso digitale, sei in una situazione dinamica, allora è inconcepibile, magari durante il Q&A se abbiamo tempo, ma le scemenze che sono state dette su questa faccenda, oddio arriva il robottino, non c'è più lavoro per me, non potete immaginarlo. Ecco, questo, le cose non stanno così, però si può fare molto di più, cioè far sì che la nostra cultura, che è una cultura del consumo, passando a una cultura della cura, utilizzi la tecnologia digitale per migliorare le cose che già facciamo. La governance è quello di cui abbiamo bisogno, perché se le cose stanno così, questi sono i problemi e queste sono le direzioni di risoluzione. Come gestiamo tutto questo? Questo lo diceva già, per fortuna, Platone. Io lì l'ho messo perché ogni tanto faccio vedere queste immagini, dice, ah sì, certo, questo qui è il manager brizzolato, giovanotto, abbronzato, che non lavora, perché sta sempre sulla barca, il manager brizzolato che non lavora sta sempre in barca, e che veleggia verso cose misteriose. No, questo era Platone, il ciberneta, cioè chi guida la barca, che come il politico deve conoscere le correnti, conoscere i venti, conoscere la barca, ma soprattutto deve sapere dove sta andando e guida la barca nella direzione giusta. Sulla politica e la barca, la nave, da allora in poi tutti, cioè, ogni politico ogni tanto dice è come una barca e si sveglia la mattina, ci guarda, l'ha già detto Platone. Sì. Perché è importante questa governance delle soluzioni, dei problemi,
generati dal divorzio, in un contesto in cui noi stiamo scrivendo il mondo, non lo stiamo soltanto leggendo, vedi, insomma, il cardinale, perché oggi la vera sfida non è più l'innovazione digitale, non l'è mai stato, ma oggi ancora meno, è la governance del digitale, cioè che ci fai? Perché l'innovazione la compri tanto al chilo. Se tu hai le tasche profonde, come si dice, di Apple, Google, Microsoft, e vuoi fare innovazione, ma ti compri 10 start-up, ne butti 9 e ti tieni quella buona, e hai fatto già i soldi. Allora, non è tanto fare innovazione che oggi fa differenza, è che ci fai dopo. La capacità di capire, ad esempio, quali start-up andare a comprare e quali invece non andare a comprare. Allora sì. Allora, non perché l'innovazione non sia importante, ma alla fine, come dicevamo prima, se tu non ti stacchi e esci un po' fuori dal meccanismo per vedere strategicamente dove vuoi andare, la cosa non si risolve. E ci siamo. E allora, momento di pausa, siamo quasi arrivati, poche slides. Siamo partiti da lontano. C'è posto? C'è posto. C'è posto sicuramente, nel senso almeno di avere la domanda. In che senso questa domanda può essere, diciamo, soddisfatta, la presenza di Dio? Attraverso la scrittura, cioè Dio da sempre, cioè, scrive, cioè, sì, ma guarda che c'è anche la lettura, Galileo, lettura, scrittura. Bello, bellissimo, per tanto tempo l'abbiamo interpretata così. Oggi scriviamo noi tante parti di questo nostro libro della natura. In che senso? Ad esempio, soprattutto oggi, in termini di informatica. Ad esempio, e soprattutto in termini di intelligenza artificiale. Nuovi capitoli del grande libro della natura, scritto da noi e quindi letto da noi. Responsabilità è scala ad un livello mostruoso, è l'ultima slide che vi farò vedere, ma trasforma uno dei problemi fondamentali della religione in maniera non prevista da tanto tempo fa. Se questo allora, la scrittura, porta responsabilità, ci sono tanti problemi, giusto? Problemi di intelligenza? No, problemi di azione, divorzio. Questo divorzio fa casino. Nel senso, crea una serie di questioni che vanno affrontate. Le stiamo affrontando? Le stiamo affrontando. Come? Con dei parametri, con dei quadri. È tanto. Sono anni che ci stiamo lavorando sopra. L'Europa è all'avanguardia. Stiamo facendo un buon lavoro, soltanto che ci vuole un po' di tempo. Cose così non si regolano da un giorno all'altro. Diciamo, a me mi serve una leggina, me la fai domani. Allora, come il GDPR, ci sono di quasi 7 anni per arrivare al GDPR, che è una bellissima legislazione. Tu vuoi vedere che ce ne vorranno almeno 4-5 adesso per arrivare sulle AI. Ma arriva, pian pianino, questi bulloni, noi li stringeremo. Li stringeremo perché noi facciamo così in Europa, e chi ha capito la citazione, no, si ricorda anche il discorso sulla democrazia, Tucidide, perché noi ad Atene facciamo così, perché noi in Europa facciamo così, bene, però ci vuole un po' di guida, la governance, e ci mettiamo anche la governance, Platone e tutto il resto. E dove casca un po', diciamo qui l'asino, che la governance senza un progetto non è governance, tu non puoi fare la governance, quello si chiama management, nel senso gestire il presente, ma tu dove vuoi andare? Di qui ci vuole un progetto. E qual è il progetto per il XXI secolo in cui c'è l'intelligenza artificiale, c'è tutto questo pandemonio di robe? Ecco qua, io vi propongo questa cosa del verde e blu che ho già proposto, di qui adesso mi aggancio a cose già sentite. Richiede questa governance digitale un progetto umano, e questo progetto oggi, secondo me, è questa: mettere insieme il verde e il blu, cioè mettere insieme il verde di tutti i nostri ambienti, non soltanto quelli, no, l'alberello, il fiumiciattolo, dove abitiamo. Che poi, capito, è quasi tutto artificiale, l'abbiamo fatto noi, come questa sala. Voi pensate, ad esempio, a tutto il mondo dell'università, io non l'ho mai lasciato, ma anche gli ambienti urbani, gli ambienti economici, sociali, cioè dove passiamo il tempo, quello è il nostro ambiente, quello è verde, tra virgolette. Cioè bisogna essere, no, ambientalisti a tutto tondo, non soltanto ambientalisti con l'albero, ma anche con la piazza, tanto per essere semplici, E il blu di tutte le tecnologie, oggi abbiamo parlato di intelligenza artificiale, ma perché le altre sono meno potenti? Soltanto i telefonini abbiamo in tasca, le piattaforme, la comunicazione. Pensate alla Internet of Things, cioè tutte le cose connesse in casa, e così via. Ecco, mettere insieme queste due forze, questo è oggi banale, io lo vado dicendo purtroppo, capire un po' bianchi, da un po' di tempo. Qualche tempo fa sembrava inconcepibile, perché abbiamo visto sempre la natura e la tecnologia come nemici. Oggi il digitale è una tecnologia non analogica, digitale, che invece può far bene alla natura. Questo abbinamento magari un'altra volta, perché questo, e arriviamo in finale, ci lascia anche delle sfide filosofiche che vorrei con quale chiudere, perché è tardi, adesso spero di non essere sgridato dalla nostra moderatrice. Il digitale cambierà la concezione e l'esperienza dell'altro? Questa è la sfida che noi abbiamo della vicinanza. Il digitale ci ha messo tanto, tanto più vicini gli uni agli altri. Fintanto che c'era spazio, si poteva essere tolleranti. Quando il vicino ti sull'autobus, a essere tollerante con quello che ti mette il gomito proprio sulle costole è più difficile.
e il digitale ci ha messo tutti su questo autobus. Allora qua c'è qualcosa da capire meglio. Poi amplierà o restringerà l'orizzonte del trascendente? Cioè ci chiuderà, facendo un po' della storia la sua semantica e così via, oppure ci farà vedere il mondo in maniera ancora più aperta, ancora più, diciamo, pieno di possibilità? Qui, per un altro giorno e un'altra lecture completamente diversa, secondo me è la sfida della speranza. Cioè noi fino a che punto possiamo sperare nella possibilità ragionevole del trascendente? Se chiudiamo la storia su se stessa e una semantica è completamente inglobata. Non banale. Poi, successiva, viene la domanda sulla semantica completa e immanente. Questa sarà realizzata finalmente un ateismo umanistico, diciamo, come era stato anche visto da molti idealisti, tra l'altro, oppure no? Credo che qui ci sia in realtà una sfida diversa, cioè nella gestione del nostro capitale semantico, che è poi quello che poi l'università sta lì a proteggere e a incrementare, cioè proteggere, impiegare e incrementare. Questa è la missione dell'università, il nostro capitale semantico, tutto quello che sappiamo, tutto quello che abbiamo accumulato, quello che ci ha reso un po' più umani e in grado di capire il mondo un po' meglio. E ultima, finalmente, aumenterà o diminuirà la responsabilità umana? E questo è il problema della teodicea, ed è questa l'ultima slide. Voi pensate che per millenni noi abbiamo avuto il problema, soprattutto nelle regioni monoteiste, in cui Dio è visto come buono e onnipotente al contempo, che c'è il male nel mondo. Allora, se sei buono, se sei onnipotente, c'è il male nel mondo, come la quadriamo questa cosa? Guarda che è proprio così, detta proprio semplice semplice. Perché la prossima volta che qualcosa vi andrà veramente storto nella vita e pensate che ci sia Dio, che è onnipotente e buono, tu con chi te la vai a riprendere? Se poi quella cosa lì è successa. Cioè, su Auschwitz, con chi te la vai a riprendere? Questo che è il problema noto in filosofia, il problema della teodicea, ecco, straordinariamente, se voi guardate la storia umana, si è spostato. Perché via 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 via, il problema di Auschwitz non è un problema di Dio, è un problema umano, l'abbiamo fatta noi Auschwitz. Il coronavirus non è un problema di Dio, sono cavoli nostri. E se via via noi spostiamo sempre di più la nostra responsabilità, un giorno di questi, e questa la stiamo registrando, vero? Perché io poi tra mille anni qualcuno mi darà, cioè io se l'aveva detto Floridi, no? Quella legge, cioè, il problema dell'autodicea sparirà, perché sarà soltanto male umano. Il male naturale, noi avremo acquisito una tale capacità di controllo, di anticipo e di gestione del mondo, che se le cose andranno male, al prossimo tsunami non sarà da riprendersela con qualcuno lì sopra, sarà colpa nostra che non l'abbiamo anticipato, prevenuto, avvertito e tutto via. Allora, più la responsabilità umana aumenta e va a coprire cose che fino all'altro ieri era, mi ha detto sfiga, è successo, il terremoto per esempio, ma il terremoto oggi non dovrebbe fare vittime. Perché? Perché ci sono gli edifici fatti bene, perché li possiamo prevenire, eccetera, eccetera. Allora voi immaginate una capacità umana, grazie all'intelligenza artificiale, che sarà sempre più potente, nei prossimi anni aumenta, questo su di noi ci crolla un enorme peso. Ma abbiamo anche una bellissima cosa, che il problema dell'autodicea sarà sparito. E con questo vi ho tenuto abbastanza a lungo, quindi grazie. Un applauso per il professor Floridi, che ha condiviso con noi il suo pensiero. Abbiamo ancora veramente un paio di minuti di orologio nei quali volevo porre delle domande al volo. Cominciamo dal professor Cabizza. Lei ha parlato di un'etica del futuro da applicare a tecnologie, un'etica del futuro in grado anche di valutare le conseguenze inattese del nostro agire. E se riesce, io provo a porre una domanda che probabilmente richiederebbe una lunga risposta, se riesce a riassumere il suo pensiero su questo, al di là della difficoltà di riuscire a condividere, immagino fra tante discipline, la possibilità di sviluppare questa etica del futuro. Lei in particolare, come formatore, come insegnante e docente, come pensa di poter trasmettere agli studenti un simile sistema? Beh, io credo molto nell'esposizione, cioè i regolamenti, gli standard, le leggi sono molto importanti per toglierci da uno stato, diciamo, di barbarie, però
Per me è importante ricondurre, diciamo, la responsabilità ultima al singolo, quindi esporre gli studenti a questi temi, il tema della responsabilità. Io ho poco meno di una decina d'anni che ho questo corso, che ritengo molto importante dal punto di vista culturale, interazione uomo-macchina, dove veramente cerco di esporre gli studenti al tema delle conseguenze delle loro scelte e idee progettuali. Io dico loro: voi dovete essere come i medici, che fin dai primi anni della loro formazione universitaria sanno che poi nella loro professione avranno in mano le vite delle persone, di singole persone che in un periodo particolarmente vulnerabile della loro esistenza si affideranno alle loro decisioni e azioni. Ecco, per me un progettista informatico deve, anche se è una ruota in un ingranaggio, in un macchinario più complesso, comunque deve sentirsi responsabile di contribuire a qualcosa che poi può avere un impatto importante nel mondo. Quindi io credo nel fatto che i singoli possano effettivamente porsi delle domande, eventualmente anche lasciandole aperte, ma vivere anche nel dubbio che quello che si sta facendo possa avere delle conseguenze negative, avere un impatto negativo nelle persone. Poi evidentemente c'è quel meccanismo per cui tante piccole scelte razionali e informate anche di un atteggiamento etico può portare ad un mondo migliore. Qui bisogna credere anche all'ottimismo di Smith, alla mano invisibile. Però effettivamente, se poi il cliente si aspetta da un'azienda sul mercato che faccia concorrenza ai suoi concorrenti anche sul piano dell'eticità, del rispetto dell'ambiente e delle esigenze degli utenti, forse alla fine premierà quelle aziende che sono più virtuose, e quindi deve partire dal basso. In qualche modo credo molto al fatto che ciascuno di noi coltivi questo senso della preoccupazione che quello che facciamo abbia un impatto non solo sul pianeta Terra ma anche su di noi, sulla nostra umanità. Grazie allora al professor Capizza, e facciamo concludere il professor Floridi. Una piccola provocazione: fin dal titolo del suo intervento, Agere sine intelligere, viene da chiedersi se la definizione intelligenza artificiale sia appropriata. Questo, a dire il vero, è anche uno dei dibattiti che è stato portato avanti per anni, ma volevo chiederle, perché mi ha veramente incuriosito il suo accenno prima alla possibilità per queste tecnologie di lavorare per l'umanità, vuole darci un accenno e anche un segnale di speranza in questo senso? Sì, grazie. E penso che sia troppo tardi per la terminologia. Ormai la utilizziamo, e pazienza. E l'importante è sapere appunto che di intelligenza non c'è nulla lì. Ricordo ai miei studenti che noi continuiamo a dire che il sole sorge, il sole non va da nessuna parte, il sole non sorge la mattina, però lo sappiamo benissimo, ci mancherebbe. È un modo di dire, e penso che alla fine l'intelligenza artificiale sarà proprio come il sole sorge, cioè lo sappiamo quello di cui stiamo parlando. Per un segnale di speranza, io credo che quello che stiamo vedendo, soprattutto nel settore della medicina, sia forse quello più indicativo. Ho detto molto, in termini un po', diciamo, robusti, di quello che si potrebbe fare, non stiamo ancora facendo. Ma se voi immaginate ai passi avanti che sono stati fatti, pensate soltanto al cosiddetto folding delle molecole. Ecco, ci sono dei problemi che noi abbiamo nel settore della ricerca anche di base che possono essere risolti in maniera molto più efficace, molto più veloce, molto meno costosa, e per garantire i vantaggi di queste scoperte a una vastissima popolazione distribuita. E questo non vuol dire allora avere, come dire, servizi di serie B. Io no, se sono parte di una qualche elite, vedo il medico, se non faccio parte di questa elite mi vengo trattato dall'intelligenza artificiale. Vuol dire poter cominciare ad aprire ad alcuni trattamenti, ad alcune, diciamo, opportunità, enormi fette della popolazione umana che oggi non hanno l'acqua potabile da bere tutte le mattine. Sono circa 800 milioni, cioè il 10% della popolazione umana non ha acqua potabile tutte le mattine, quando noi prendiamo il cappuccino. Se uno comincia a pensare in questo senso, allora c'è molto da sperare. E concretamente
Io vi invito a guardare, però non ci eravamo messi d'accordo, ma noi abbiamo un progetto a Oxford che si chiama AI for SDGs, cioè l'AI per i Sustainable Development Goals, in cui abbiamo messo, grazie a alcune donazioni di queste grandi aziende, abbiamo creato una banca dati di circa 150 progetti internazionali dove l'intelligenza artificiale concreta, cioè il robottino, il riconoscimento del linguaggio e così via, vengono utilizzati a sostegno di uno o più dei 17 goals che sono stati dati dalle Nazioni Unite a supporto dell'umanità. Siamo tutti d'accordo sulla bontà di questi 17 Sustainable Goals. Lì l'intelligenza artificiale sta facendo la differenza. Bisognerebbe fare molto di più, soprattutto con grandi capitali. Su questo mi pare che ci sia una fattibilità enorme. Allora, più che la speranza o non speranza, è frustrazione. Frustrazione nei confronti delle opportunità che abbiamo e che non stiamo cogliendo. Grazie allora al professor Floridi. Prima di salutarvi vi ricordo che grazie alla collaborazione con Bompiani è disponibile un instant book che contiene gli interventi che abbiamo avuto il piacere di ascoltare questa mattina. Lo trovate in vendita all'ingresso dell'Aula Magna oppure presso la libreria Cortina. Dunque, i nostri ringraziamenti vanno al Centro Carlo Maria Martini, all'Università degli Studi Milano e Bicocca, alla Fondazione Carlo Maria Martini, a Bompiani, alla Diocesi di Milano che ha patrocinato l'evento e ai nostri due straordinari relatori che salutiamo, Federico Cabizza e Luciano Floridi, ovviamente a tutti voi che ci avete seguito in presenza e anche a chi ci ha seguito in streaming. Ricordiamo che chi volesse riascoltare questo intervento lo può trovare sul canale YouTube di Milano Bicocca. Grazie e arrivederci. E anche alla nostra moderatrice.